Eccoci qua ragazzi, Lim and Friends sono pronti per vedere un'altra puntata insieme, l'episodio 45, l'altra dimensione, io direi uno degli episodi più belli di tutta la saga, credo, a tutti i livelli. Adesso ne parleremo insieme. Intanto vi ricordo che Lim and Friends non sono solo un canale Twitch, ma anche un canale Instagram dove parliamo di cinema, serie TV e chi più ne ha più ne metta, anche gli anime. Di cui parliamo anche questa sera con i Cavalieri dello Zodiaco. Vi ricordo che c'è un canale Telegram dove potete prendere la puntata che stiamo vedendo in maniera onestissima. La vedremo insieme. Che cosa significa? Che poi, fra poco, appena entrano i nostri ospiti, noi ci accingeremo a vedere l'episodio insieme, lo commenteremo insieme anche dopo. Vi ricordo che c'è stato un sondaggio nelle ultime 2 settimane. Un sondaggio che è stato chiuso con la vittoria della seconda opzione, cioè la domanda era: Arles voleva solo fermare i nostri bronze, li voleva proprio uccidere oppure entrambe le situazioni? Beh, ha vinto ovviamente entrambe. No, ha vinto, li voleva uccidere. E poi, fra l'altro, quando vedremo la puntata, insomma, ne parleremo di nuovo. Col 60%, quindi a mani basse, proprio ha vinto questa opzione. Vi ricordo che partirà da oggi anche un altro sondaggio e che questa sera avremo come ospite l'adattatore dei dialoghi dei Cavalieri dello Zodiaco. Insomma, è un sogno parlarci, ci ha già parlato il nostro Frank nella sua pagina. E noi stasera ci riparleremo e ci siamo preparati un papier di domande. Staremo qui fino alle 4 del mattino. Andiamo alla sigla, il nostro Agostino è pronto per la sigla e poi vi presento gli ospiti della serata. Vai, Agostino! Il cuore batte ancora in me, batte come batte quello di Lim and Friends, che ha organizzato questa splendida diretta insieme a tantissimi amici ospiti. Insieme ripercorreremo le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco, ma per farlo occorre che io faccia bruciare il mio cosmo! Brucia! Cosmo delle 13 stelle, brucia! Le forze oscure devono cedere il passo! Fulmine di Pegasus! Non sono assolutamente giocoso e scherzoso quando dico che questo è il fulmine di Pegasus più bello che abbia mai sentito, anche meglio dell'originale, Rico De Palma, il nostro Agostino era lui. Poi Ciao ragazzi, ciao a tutti. c'è la nostra Niki che è pronta. Ciao. Eccolo, è lui, il protagonista di tutti i gruppi del mondo italiano. Europeo, straniero, oltreoceanico, Frank Ciao, buonasera a tutti, ciao a tutti. Kett. Abbiamo il nostro Max Anfitrione, che è anche il nostro videomaker dei Lehman Friends. E Buonasera a tutti, buonasera. poi non poteva mancare lui, Bricks, dei Bricks Nerd, eccolo qua. Ciao ragazzi, ciao Lim, ciao a tutti. Allora facciamoci un grande applauso, ragazzi. Eccoci, la 90 minuti serata di applausi. fondamentale. Un applauso a noi, serata fondamentale, ragazzi. Voi sapete che questa sera ci sarà un ospite, sempre se non ci dà buca all'ultimo secondo, e io spero di no. Se no, qui, vabbè, no, ma ce la siamo sempre cavata anche con le buche all'ultimo secondo, quindi ce la facciamo lo stesso. Allora, Lì mi devo facciamo il andare, giro di ciao. San. Ce la caveremo. Facciamo un giro di saluti. Agostino, come va il tuo sito, la tua pagina che non mi azzardo a pronunciare? Che dire, ragazzi, sta andando bene la mia pagina Agotakus Channel, che è un simpatico gioco di parole tra il mio nome Agostino e la parola otaku, che nei giapponesi significa un po', era un po' il controsenso del nerd. E niente, sta andando bene e ho una news che vi comunicherò più tardi. Teniamocela per la fine. Attenzione, una news. Per la fine.
per la fine. Va bene, va bene. Siamo curiosi. La nostra Nicky, eccola, Nicky, Nicole, Nicodemus, Mickey Mouse. Vedi che mi entra qua, ecco, dai, ecco lo zoomino, ecco. Eccola qua, ma no, ecco, l'hai scritto anche sotto, Nicky, aspetta che provo a dirlo, Nicky, Nicole, Nicodemus, Mickey Mouse, Morales. Allora, la pagina è per... mi darà 100 euro una volta che l'avrà pronunciato bene. Senti, come vanno i tuoi disegni? Lei è una disegnatrice, illustratrice. Allora, va bene, insomma, la pagina. Un secondino, prendendo una pausa dopo il disegno fatto per Awakening in occasione dell'avvenuta del trio dell'Ave Magia, ovvero... I tre della Atena Exclamation oscura, se si può dire. Purtroppo c'è un po' di luce per cui non si vede benissimo, ma ecco, per ecco, caso andatevi a riferire il mio nome Instagram, perché tanto è l'ultimo che ho fatto. E poi, è una cosa a lungo termine, ma starei anche preparando una cosettina su questa. Io non dico niente, è una cosa a lungo termine. Dirò in privato, ma non in live, perché ci vuole live, no? Sui tuoi canali. La Brix Nerd, la pagina del mitico Brix. Due settimane fa non c'eri all'altra live. Tutto bene? Tutto a posto, tutto molto bene. Spero anche voi. Felice di essere di nuovo qui. Mi sono perso la casa del toro. Pazienza. Ti sei perso. Non hai perso nulla. Mi si è perso la casa del toro, ma fra l'altro me la sono perso anch'io, perché purtroppo ho avuto delle cose più importanti da fare, ma ci ha pensato il nostro NGL che mi ha sostituito, io direi alla grande, no ragazzi? Facciamo un applauso ad NGL. Grande NGL. Com'è? Ma tra l'altro sto notando adesso che Brix mi fotte il design della maglietta, incredibile, pazzesco. Sì, anche lui con la maglietta è vero. Sembrate che lavorate design. Nella stessa azienda. La divisa, può diventare la divisa. Il nostro Max Anfitrione, lui è il videomaker dei Lim & Friends. Grande Max, come stai? Tutto bene? La linea va bene? Va benissimo, la linea va bene, ho dovuto risolvermi, ora sono connesso da smartphone, sono appena tornato reduce da uno spettacolo musical che ho fatto con la scuola di danza di mia madre, è andato benissimo, è piaciuto a tutti, la folla lo ha acclamato a gran voce, ragazzi, ed è stato bellissimo. Allora facciamo un grande applauso. Max Anfitrione al suo spettacolo oggi stasera, ragazzi, spammerò questi applausi tutta la sera, preparatevi perché mi diverto tantissimo a spammare. E visto che la puntata di oggi è incentrata su di lui, sul cavaliere shakespeariano per eccellenza, non potevo perdermela, oggi si parla di lui. Ragazzi, l'ho tenuto per ultimo solo perché andavo col mouse a quelli ai riquadri più vicini. Eccolo, il nostro Frank. Come va, Frank? Qualche appuntamento? A volte gli ultimi possono essere anche i primi. Quello che comunque, disse anche Afrodite. Sì, ho una grande novità, io l'ho tenuta nascosta, ma molto presto, anzi a brevissimo, intervisterò una persona che però è un'attrice, sì, ma di determinati film per adulti. Sto parlando di Malena, siete tutti contenti a parte Nicky, eh? Non la conosco neanche. Meglio perché non ti perdi niente. Frank, io mi sento già con una ragazza, mi sento già con una ragazza, quindi non sono interessato. Mica devi conoscere, mica ci devi uscire. Questa è una bella sorpresa. Sto scherzando, non c'ho niente. Sono povero, non mi posso permettere queste cose. Già mi ero preso la serata libera, no? Ti sarebbe piaciuto, eh? Mannaggia, piaciuto. Magari facciamo anche un piccolo excursus. Ma che c'entro io? E c'ho sempre quel ragazzino di
Non subito contro, subito a parlare male del povero Pegasus. Ragazzi, io non so se Frank vuole aggiungere qualche altro appuntamento, non so se ho visto che stai organizzando un raduno di cosplayer. Sì, allora, per quanto riguarda altre live, sono sempre all'opera, non dipende da me, dipende anche dai doppiatori e anche attaccare i turni miei con i turni loro. Sì, ci sarà il 14 luglio un raduno a Verona dove tantissime persone mi scrivono per capire di cosa si tratta. È un semplice raduno, ragazzi, quindi semplicemente si sta tutti insieme e si va a pranzare, per chi vuole pranzare tutti quanti insieme, oppure uno può venire la mattina, può venire il pomeriggio, noi più o meno dalle 9:30 di mattina, si presume almeno fino alle 16 del pomeriggio, siamo lì. Piazza Bra, che è la piazza principale dove sta l'Arena di Verona, praticamente qua c'è l'arena, poi c'è una piazzetta dove di solito mettevano la stella cometa quando era Natale, tra l'arena e la piazza. Comunque non vi potete sbagliare, c'è una grande fontana e quindi noi ci vediamo proprio lì. 14 luglio il raduno dei Cavalieri dello Zodiaco. Applausi, applausi per questo raduno organizzato dal nostro Frank Beth. Grazie Frank. Basta. Cosa mi hai chiesto, Niki? Non ho capito. No, ho chiesto ad Agostino se ha finito. Ah. Beh, ci siamo, ragazzi. Agostino non è ancora finito, ma insomma, quel disegno mi è molto familiare, comunque. Lo faremo finire noi. Allora, introduciamoci nella vecchia puntata che abbiamo visto. Prima di tutto volevo mandarvi un saluto da parte di una persona che non c'è potuto essere questa settimana, purtroppo sta soffrendo tantissimo, anche se si è rifatto immediatamente, però visto che la scorsa settimana si è fatto un bel mazzo per condurre la prima puntata tutto solo soletto, vi mando i suoi saluti. Carissimo Lim, carissimi friends, ho cercato di fare in modo di poter partecipare alla diretta di stasera anche dalle Highlands della Scozia, ma come potete vedere in questo momento sono in the middle of nowhere, come dicono da queste parti. Le Highlands sono veramente belle, spettacolari, ragazzi, andateci appena potete. Un'oasi veramente di pace, di tranquillità, fantastiche. Queste strutture che vedete alle mie spalle sono bellissime, attrezzatissime e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, ma non hanno purtroppo il wifi. Avendo pochi dati sul telefono perché sono all'estero, non posso bruciarli tutti per la diretta, quindi purtroppo stasera non potrò essere con voi, però forza, so che farete un grandissimo lavoro e che tirerete fuori il meglio dalla casa di Gemini. Un saluto. E allora salutiamolo, il povero Angie, che è stato sarà assente questa sera, voleva esserci, peccato. Però, insomma, io ho qualcosa da ridire, nel senso che, caro Angie, anche se non hai i dati all'estero, spendi 500 euro di telefono, però almeno stasera potevi esserci. Sono molto molto offeso. Ragazzi, parliamo della puntata precedente. Allora, chi era presente con Angie che presentava? Agostino, Niki e Max Anfitriona. Cominciamo da Agostino, recap dell'episodio 44 che si intitolava Gemini. Ma che dire, per non dire tutto, così almeno da lasciare qualcosa da dire anche agli altri, perché sembra finire così. Io mi sono collegato un pochino più tardi, però, quindi non ho potuto vedere tutto l'episodio, però me lo ricordo ovviamente. E che dire, abbiamo visto i nostri eroi uscire dalla casa del Toro e dirigersi verso la casa di Gemini. Gemini che ci è stato introdotto. Ancora non sappiamo chi sia, non sappiamo, non conosciamo, visto che la sua casa è abbastanza criptica, quindi oggi spero di capire un attimino meglio cosa ci aspetta, ecco.
Abbiamo perso. Eccomi, ecco. Sono tornato. Ecco. Vai tu. Niente, semplicemente abbandoniamo finalmente la casa del toro e ci viene introdotta in soli 5-10 minuti la fighissima casa di Gemini. 5-10 minuti di caratterizzazione da Dio e niente, più o meno tutto quello che ho da dire. Cioè. Va bene, quindi più o meno ti è piaciuta la parte del toro oppure sei rimasta un po' così? Diciamo che allora, nello scorso episodio ho preferito la fine della casa del toro perché trovo che sia molto più sensato i ragazzini che combattono insieme contro una montagna insormontabile come Aldebaran invece di uno per uno, insomma. Basta, da lì tutto un salire di pathos. Max, vai tu! Signori, che dire, sarò molto sintetico su questo recap perché la casa del toro a me, come molti di voi già sapranno, a me non è mai piaciuta. Ed il cavaliere che vi abita all'interno nella prova schiacciante. Ho sperato, ho pregato che i fan di Aldone non fossero sotto casa con i cartelli. Ma perché l'odi? Perché l'odi? Meno male che sono sceso poi e non ho trovato nessuno. Ho ringraziato Atena che ha deciso di farmi questa grazia. Ed entriamo in una delle case più belle di tutto il complesso. La casa del segno di Gemini. Meno male che non ci sono stati davvero, perché sennò alle live non mi vedevate più. Non ho capito. Bravo, Max, bravo. Abbiamo visto anche uno short riferito a questo. Infatti abbiamo chiamato i carabinieri perché c'erano delle persone che si stavano organizzando in piazza lì nella tua città per venire sotto casa tua. Frank, tu non l'hai vista insieme a noi, ma sicuramente la sai a memoria. Dici qualcosa sulla casa del toro. Sì, era passato il 1990. Mi ricordo che c'erano queste guerriere vestite alla marinara che combattevano contro un mostro, però prima di combattere queste ragazze si spogliavano. Mamma mia, Frank, ma non è Sailor, non è il gruppo su Sailor Moon questo, mannaggia. No, mannaggia a te, mannaggia. Cos'è sul Power Ranger? No, però comunque Nikki se n'è andata. L'ho stata portata con Leo che ci sta seguendo. Ciao Leo, ciao. Comunque Frank, una cosa a Frank, io sono tuttora innamorato di Sailor Max, cioè me la sogno la notte pure. Ecco, Frank, che io Sailor Max era l'unica del quintetto che non sopportavo. Già stiamo andando off topic e qui dobbiamo stringere. Meglio. Vabbè, comunque è chiaro, stiamo parlando della casa di Gemini che assieme a quella di Aquarius è tra le più piccole, ma di sicuro personaggio carismatico. Il ghost di Gemini faceva paura già solo dalla musica, figura di quando poi si presentava l'uomo nero con l'armatura d'oro. E insomma, dai, tanti ricordi e poi spero che Cerioni ci svelerà tanti aneddoti per quanto riguarda questo episodio, così come per gli altri. E niente. Stiamo aspettando, un bronzo di riace. Appena finiremo la puntata insieme, ci sarà il suo momento, lo stiamo aspettando. Allora, ho tenuto per ultimo Brix perché volevo dare prima il mio. Io so che lui aspettava da tanto la mia considerazione sul toro prima di dare la parola a lui. Non sono riuscita a darla perché ho avuto il compleanno di mia figlia, che era molto più importante anche della casa dei Gemini, però voglio dire adesso due parole. Allora, secondo me la casa del toro è veramente un obbrobrio rispetto a quello che poi vedremo dopo. È veramente la casa meno curata di tutte le 12 case. Il personaggio
è un bravissimo gigione. Io gli voglio tanto bene ad Aldebaran, però è un grandissimo gigione che sta lì. Tutti dicono no, perché lui si è fermato. In realtà si è fermato, l'abbiamo visto anche con i sottotitoli in giapponesi, in originale. Il potere si è fermato, ce l'ha, ma non lo sfrutta. Il potere ce l'ha, ma non lo sfrutta. Il cosmo ce l'ha, è solo che non lo sa, non lo sa usare. Questo ho detto io nella scorsa live. Secondo me sì, però ragazzi, noi dobbiamo attenerci a quello che vediamo e sentiamo. Cioè, il fatto che il toro Aldebaran non sfrutta il suo cosmo, cioè non ce lo dice nessuno. Il fatto che lui dice, anche il discorso con il grande Murr che gli va a chiedere, ma perché non li hai spazzati via? E lui dice, io non li ho spazzati via perché avrei potuto farlo, sì, però non li ho spazzati via perché a un certo punto del combattimento ho sentito che Pegasus, questo originale, non sto dicendo l'adattamento che magari poteva essere più dolce, l'originale è, a un certo punto del combattimento io ho sentito che Atena era dietro Pegasus. Rewind, a un certo punto del combattimento, quindi quando quelli sono entrati dentro la casa, lui avrebbe potuto spazzarli via. Cioè, ma, ragazzi, ma tra il fermarli ed essere ridicolizzato, cioè che a un certo punto io mi immaginavo Toro che entrava nella casa di Pegasus, oh no, attenti ragazzi, qui c'è il cavaliere della seconda casa, Pegasus, cioè, ma ce ne sta in mezzo, no? Invece lui è completamente maltrattato, la sua forza non si fa vedere, il colpo, non lo so, in me veramente un obbrobrio. A te la parola, Brix, scusami. Nulla, E come lo difendo adesso? Non lo difendi, punto! No, allora, secondo me, la forza ce l'ha e non l'ha voluto usare. Lui fa parte della schiera degli indecisi. Lui non ha voluto spazzarli via, perché lui voleva vedere un attimino chi erano questi quattro ragazzetti qua. Fa parte della schiera degli indecisi. Dice, ok, vediamo un attimino cosa sanno fare e per come la vedo io, e di che pasta sono fatti, e se possono avanzare nelle case, perché comunque questo è fondamentalmente il primo combattimento, non è neanche il secondo, il primo hanno avuto Murr, e lì si accorge che comunque Pegasus ha qualcosa in più. Infatti secondo me ha dei bellissimi dialoghi di toni fuochi, ha delle bellissime frasi, e lì capisce che comunque alla fine i suoi dubbi erano fondati. Boh, io la vedo così. Lui secondo me era un indeciso di quella schiera di indecisi che dicono ok. Come? Intanto ringrazio dello Scambas in quanto. Vai, Ago, dici pure. Ma no, scusatemi, però scusami Agostino, però cosa diceva Murr quando va a trovare Aldebaran? Dice "Se tu volevi, li avresti fatti fuori, come se nulla fosse". Cioè Toro, gli altri tre insieme non gli fanno nulla, semplicemente ha voluto dare una chance a questi ragazzi per capire un attimo. Poi è chiaro, si era presentato come tutti i cattivi, no, della situazione, come il grande potente, gigante o non gigante, ma comunque grande potente, tipo anche Mizar sarà la stessa cosa, e poi dopo il micetto proprio, Sì, li ha messi alla prova, e infatti, sì. Infatti Crystal Andromeda e Sirio contro di lui fanno ben poco. Sì, infatti, ed erano i tre. Esatto. Vai, Iago. Io ci tengo comunque a dire, ci tengo a difendere il mio Aldebaran, perché sinceramente è un personaggio che è sempre stato bistrattato, secondo me, anche nella serie, ok? Però tutto questo bullismo nei confronti di Aldebaran io non l'ho mai capito e mai lo capirò. Perché alla fine lui costituiva la prima prova per questo gruppo di ragazzi che doveva ancora scoprire il settimo senso, dovevano ancora scoprire la vera forza che in realtà avevano dentro. E poi abbiamo visto che Pegasus, va bene, il protagonista, ma lo ha risvegliato, è stato il primo a risvegliare il settimo senso e a farci capire che questi quattro sfigati non sono poi così sfigati, insomma. Niki, stavi dicendo? No, volevo solamente ripetere che fino a della Scamba Sodomega io mi vergognavo di essere del Toro.
per questa scrittura sciatta e senza la benché minima caratterizzazione. Cioè, in questa, la top 3 abbiamo, vabbè, il primo che ovviamente è morto, per cui nessuna caratterizzazione a Sagittario. Secondo, il cancro, perché al minimo la caratterizzazione, proprio lui, Aldebaran, cioè, è solamente grosso, punto, non c'è altro. Posso, ragazzi, posso chiudere il capitolo così vediamo la puntata, la prossima puntata insieme, che quella sì che rende veramente l'idea. Quando io dico, quando si rende l'idea di un cavaliere molto pericoloso, la prossima puntata ce lo insegna. Quello che voglio dire in chiusura del Toro, tanto più o meno abbiamo espresso tutti quanti un giudizio, è che secondo me è un personaggio scritto male, e la dimostrazione è anche il suo percorso, perché non fa mai Aldebaran, non voglio parlare di Lost Canvas, di altre situazioni, Aldebaran in tutte le serie non ha mai modo di riproporsi in maniera eroica, positiva, secondo me neanche nella serie di Hades, dove perde la vita contro un... Oh, non lo so, ragazzi, se secondo voi quella è una morte eroica perché ha lo spettro della puzza. Va bene, io penso che ci siamo, ognuno ha detto la sua. Dimentichiamoci una cosa importante, che il manga fu fatto molto di fretta e l'anime peggio ancora. Quindi Motomene Kurumada non aveva del tutto le idee chiare, la Toei Animation poi vabbè ha cercato di sistemarla, che comunque era uguale, non è cambiato molto. E anche adesso ha tanto le idee chiare. Ah beh, sì, beveva. Ragazzi, è il momento di vedere la puntata, perché se no andiamo troppo lunghi, siete pronti tutti quanti? Ma Kurumada è veneto, per quello beveva. Mi raccomando, togliete la sigla. La sigla d'inizio, e se siete pronti possiamo cominciare. Secondo me una delle puntate più belle ed emozionanti di tutte le 12 case, ma anche 45, secondo me l'altra dimensione, secondo me perfetta, commentiamola insieme. Quando siete pronti io do il via e faccio il tonto alla rovescia. Tutti pronti? Yes. Vada, signorina. E allora 5, 4, 3, 2, 1... Via con la puntata. E qui c'è il riassuntone. Sono emozionatissimo. E nessuno prova quella interna, ovviamente. Qui c'è il super riassuntone. Lim, qual è il titolo in giapponese? Il titolo in giapponese è... qualcosa sull'altra dimensione, purtroppo l'ho perso perché stavo mettendo le cose, però è terrore della dimensione, una cosa del genere. Scusa, parla Arles, io ascolto. Già secondo me a livello registico si vede che stiamo parlando di una puntata diversa. Già secondo me si vede, a parte che si vedono già le animazioni, ecco, una stretta sul grande sacerdote e questa animazione che non è statica, no? Di lui che alza la testa perché è concentrato. Yeah.
disegni ovviamente. Ah, qui c'è, c'è una cosa che voglio dire sulla catena di Andromeda, dopo la, la diciamo insieme. Scusate sta tosse, purtroppo mi perseguita. Guardate che disegni, c'è Kiki, non è mai stato più bello di così. Sì, vero. Madonna, incredibile. Sì, peccato che pensavano fosse scomparso. Vedi che c'è Agostino che vuole entrare, mi sa, Sì. Ah, madonna. Madonna, guardate che disegni, ragazzi. Mamma mia. Bellissimo. Cioè, Agostino, ma lo dirò, ma lo dirò dopo che i disegni sono, sono belli, lo dirò dopo. Disegnata così la maschera di Gemini è qualcosa di imbarazzante. Guardate l'armatura, cioè, ma voi vi rendete conto la differenza che c'è tra disegni? Ecco, questa è un flashback, guardate i disegni. Li metti a paragone. Non c'è paragone di... proprio. No. Anche perché copiavano dallo stile di Araki Eimeno tutti i disegnatori dell'anime, quindi e li copiavano anche male. È finalmente arrivato e copiavano pure male, manco sapevano copiare, tutti, però la maggior parte sì. No, niente, raga, non riesco, mi continua ad andare. Tu dovresti essere intelligente. Che succede, Ago? Non capisco. Non è, mi è andata in palla la puntata, non la riesco più a seguire, quindi dovrò attenermi a quello che dite voi per essere in pari. Ok. Ah, beh, tanto la sai a memoria. Che palle, è proprio la puntata di Gemini. Ma riprova? Tanto dopo con facciamo rivedere le clip, non ti preoccupare, guardate che disegni, ragazzi, mamma mia. Ci sono delle inquadrature strette sul viso di Crystal e Andromeda, sono altri personaggi. No, perché io ce l'avevo in modalità picture con Telegram, solo che adesso non me la fa più mettere, ma neanche per dire per avere almeno solo l'audio, però niente. E la commentiamo noi. Ecco, questo è il dubbio che ho sempre avuto da bambino. Penso che reagisca al cosmo. C'è un commento della chat di una persona che non conosco, quindi non sono esperto di Twitch. Questo disegno. Buonasera. Ciao. Buonasera, ciao. Chiunque ella sia, la salutiamo. Siamo, ragazzi, siamo al momento in cui Gemini, anche per Agostino, Gemini gli rispedisce la polvere di diamanti addosso. Ragazzi, c'è, no, scusate un attimo, però questa è un'armatura, questo è un cavaliere, non il precedente, questo sì che è un cavaliere. No, ma... E poi si stanno basando alla versione manga per i capelli, che sono neri. Tra l'altro il fantasma che... Ecco, questo era il mio dubbio da quando ero bambino. Dicevo, ma perché? Cioè, la catena si sta muovendo, perché dice che non reagisce? In realtà, nella versione originale, Andromeda dice che la sua... Non dice che la catena non avverte la presenza di un nemico. Dice che la sua catena è scossa. Cioè, dice che non... che non reagisce, che c'ha dei problemi, che la vede... Oddio, ragazzi, guardate che animazione. Adesso piango, raga, mamma, è troppo bella sta puntata, ora piango. Comunque la persona che ha commentato ha scritto che è Lucia, che praticamente segue le mie live, così segue il mio profilo, quindi ciao Lucia. Non pensavo fossi tu. Mi immagino Saga così con l'orologio, tutta sta... Brava Niki, appoggia il telefono sul tavolo così vedo il riflesso, riesco a seguire anch'io. Niki usava la meridiana. Niki, i greci usavano il meridiano. Non so. A proposito di meridiana, ci sarà una sorpresa che appena arriva ve la faccio vedere.
Mamma mia, che belle ste animatiche. Ma dai, ma di che cazzo stiamo parlando? Io sto aiutando Agostino a guardarlo, fate conto. Però Agostino, tu dovresti sapere secondo per secondo cosa succede. Ma io vorrei... Sì, allora, io so per certo... Ogni inquadratura di questa... No, di no, questa l'audio sti cazzi, l'importante è l'immagine. Io mi emoziono. Beh, l'audio lo sappiamo a memoria. Vabbè, l'audio Gigi Rosa, io posso anche piangere qua, ragazzi, quindi... Cioè, io posso piangere solamente con due note di Gigi Rosa. Ho voglia di lanciare una polvere di diamanti. Fallo, io lancio sempre i fulmini, una volta aiutami tu, che cacchio. Io da 90 che lancio fulmini di Pegasus, quindi. Vabbè, io anche quando vado in piscina, io quando vado in piscina, no? Avete presente quando si fanno i tuffi in piscina che tutti urlano, Geronimo, cosa? Io urlo fulmine di Pegasus. Anche io, Ago. Mi fai scappare tutti alla velocità del fulmine, proprio. Mamma mia. Volevo fare un apprezzamento sul design del fantasma di Gemini. È bellissimo. È perfetto il modo in cui si muove, il modo in cui viene usato, è veramente una goduria per gli occhi. Che poi più che fantasma è una marionetta, cioè nel senso è un po' una marionetta per quanto mi riguarda. Sì, sì, è come una marionetta, è come un bambolotto che gestisci da lontano. Conosco una cosa, però disegnato da Raghi meno fa la sua figura. Con la cosa bella, signori, posso essere fiero di questo cavaliere? Posso essere di questo fiero perché mia madre è gemelli. Anche mio padre. No, la cosa curiosa è che nel manga era oscurato soltanto la parte degli occhi, non tutto il volto, il collo. Però in molti frame dell'anime a volte c'ha le mani dorate, a volte c'ha le mani tutte nere. È comunque figo, cioè, non c'è niente da dire. Poi tutto sì, nero sì. Mi piace troppo. Lim si è talmente emozionato che non si muove più. È frienzonato proprio. Sta piangendo, secondo me. Le cose sono due. O è fermo dall'emozione o è stata la polvere di diamanti. Tra l'altro, Frank, noi dovremmo messo in pausa. Tra l'altro, Frank, noi dovremmo doppiare alcune di queste scene. C'è cioè, la scena di Sirio con Pegasus contro Gemini. Tu non ti sei fatto più vivo. Ago, ma tu, ti hai messo a fare le dirette e non mi calcoli più. Ago, ma tu per i tuoi sono cattiva, chiamami, che io ci sono per i tuoi... No, l'unico cattivissimo sono io, cattivissimo, hai capito? No, comunque per quanto riguarda i doppiaggi... È bel gattino. Andando un attimino... Bello, capito. Vedere Brix, vedere, non l'ho visto. Non l'ho visto, vedere. Ciao, ciao. Scusate, è maschio o femmina? Femmina. Ah, come si chiama? Gwen. Ah, pensavo mettevi il nome di un cavaliere, che ne so. Tisifone. O Castalia, anche, sì. O Titis. Gwen. E Lady Isabel, Lady Isabel. E poi un gatto col pesce ci azzecca, quindi Titis pure era per... Esatto. No, immagino che si chiami Gwen per Gwen Stacy. Bravo, esatto, sì. Un grande Agostino. Vabbè, amante dell'uomo ragno, signori. Esatto. Concentriamoci sulla puntata, concentriamoci su Saga, sul mio Saga. Attenzione. Quindi chissà se Sirio non fosse stato cieco cosa succedeva. Stavano lì tutta la giornata. Sei stato tratto in inganno perché tu puoi vedere. Mamma mia. Fidati che non lo incontri. Fidati che non lo incontri. Tra l'altro un piccolo come dire, un momento per parlare un attimo di doppiaggio. Io sto facendo un progetto, regà, ma c'ho bisogno del vostro aiuto. Soldi. Non so niente di doppiaggio. Allora ragazzi, io sono andato un attimo via, ma non vi siete concentrati sulla puntata, dopo parliamo.
No, allora, io l'ho vista. Io la so a memoria, ma comunque la sto vedendo. Lo so, però la guardiamo per le persone che magari la vedranno insieme a noi, anche in post-visione. Tutti la sappiamo a memoria. Allora, qui Lì, c'era un... Mi sono frizzato, ma ve l'avevo detto che cosa avrei fatto. Allora, la parte di Dragone, secondo me, è la più emozionante, perché lui acchiappa Pegasus, vede tutto e cerca di portarlo con te. E queste sono le parole che mi piacevano tantissimo da ragazzino. Serio? Poi calmo, tranquillo lui, no? Come se non ci fossero le ore da correre, compagnia bella. E poi da non da ragazzino di ansia questi qua, eh. Da ragazzino mi piaceva tantissimo dire a tutti quanti quando giocava ai giardinetti alla casa di Cancer, allora, alla casa di Cancer. Mi sono dimenticati la pizza con l'ananas. Alla casa di Kansa. Oh, io anch'io da piccolo quando giocavo ai cavalieri con i miei amici, perché io ero sempre Pegasus, mi capitava sempre di far lui, ovviamente. E mi ricordo che c'era questo Gemini? Momento che era un attimino più alto. Di Gemini, non più alto. Non avevo dubbi che sceglievi Pegasus da bambino. Vabbè, io sempre, non è che... No, invece... E praticamente c'era sto ragazzo che era un attimino più alto e gli faccio la seconda casa, la casa del toro. Madonna, bellissimo. Qua non c'è una contraddizione però per il dialogo di Arles? Perché Quando? Prima dice quello di Gemini e poi dice che si sta occupando di quello che succede nella casa di Gemini. Vabbè, voleva lasciare un po' di suspense, dai. Se no si capiva che era lui. Inutile dalla puntata prima del santuario. Ci ho pensato Lady Isabel a spoilerarci chi era, quindi... Devi chiedere a Cerioni come mai hanno fatto questa scelta. Eh? Devi chiederlo a Cerioni, era lui che faceva i dialoghi. Ma tra l'altro, a proposito appunto di questa cosa dei dialoghi... ovvero che hai capito chi è Stefano Cerioni? No, mi sa di no. Ma il bello è che Cerioni ha sempre detto: noi abbiamo scoperto la seconda casa che ci sarebbe stata la terza, abbiamo scoperto la terza casa che ci sarebbe stata la quarta. Cioè, beh, però scusami, se ci sta la seconda casa, ci sta sempre la terza, poi ci sta la quarta, lo zodiaco sono 12, non è che c'avevo un genio, No, per dire allora, che come cacchio faceva a sapere nei già nei dialoghi originali, scusate ragazzi, nei dialoghi originali lui continua a dire che la sua cioè è un problema, il problema alla catena è un problema da inizio puntata, non è che sente o non sente la presenza. Lui dice proprio che è da inizio puntata che Andromeda dice che la sua catena è smarrita, cioè non... Sì, perché il cosmo non è lì, in un'altra parte. Il corpo è da un'altra parte. Perché il cosmo era in lontananza, quindi la catena non lo percepivo come un nemico, ma appunto come un fantasma. È smarrita, giusto, è il termine esatto. E comunque quando poi adesso Gemini camminerà sulla catena, che figata. Bello. A livello registico è da film di serie A, cioè nel senso, ecco, lui dice non puoi attraversare 10.000 volt e invece la musica abbinata doveva anche capirlo, perché qua parliamo di un cavaliere d'oro, cioè mica di un cavaliere di bronzo, eh. Esatto. Questa puntata, sì, fra l'altro anche i bronzi l'hanno distrutta sta catena, quindi in questa puntata a livello musicale è strepitosa ed è caratterizzata sempre dal ticchettio dell'orologio della meridiana e dai passi pesanti di Gemini. Sentite che cosa portano, cioè ti fanno proprio sentire la pesantezza della sua armatura. Io per il battito cardiaco, la pesantezza si sente. Anche. A me la voce fa impazzire.
Anche se questa fu la voce secondaria, perché la prima poi fu tolta un pochino prima. Immaginate quanto bella sarebbe stata con quell'altra voce. Se non sbaglio, questa pure era bella, pure era fatta bene rispetto poi a Cassius, perché sarà la voce di Cassius alla fine, ma che poi farà anche Orion, vabbè. Ma la primissima questa bellissima. È un po' distorta, cioè bellissima. Aspetta, ragazzi, un attimino. Limo, cos'è che hai chiesto? Chi era il doppiatore di Gemini in questo caso? In questo caso specifico non mi ricordo il nome, me l'ero andato a vedere ma non me lo ricordo. Mentre Cerioni lo sa, Cerioni. Mentre io invece forse, il doppiatore... Io lo so chi è la voce di Gemini, lo so chi è. Vai, Max! Enzo Tarascio, che purtroppo non... Sì, esatto. Allora, ma comunque, chiedete a Cerioni, lui se lo ricorda, Tra l'altro, questo è un pezzo di Denisco che io adoro. Sentite che intensità. Altro, io Gemini me lo ricordo sempre doppiato piacevolmente dal buono Scattorin, sinceramente. Scattorin è strepitoso. Non si discute. Perditi nella notte senza stelle, Madonna. Mi piace. Perditi nella notte senza stelle. Morto. Avete sottovalutato la collera di Arles. E sembrano proprio due voci sovrapposte. La resa dei conti e giù. Una lancia in favore di Andromeda? Certo. Tanti a pigliarlo per il culo, però ha resistito a Gemini e lo frega dopo. Cioè... Ma in realtà non era proprio Gemini, era un fantasma, sì, quindi bravo, non era proprio bravo, un cavaliere. Bravo, Frank. Che la più tosta Andromeda se l'è cavata da Dio. Cioè. Diciamo che Gemini è stato parecchio stupido, perché te la sei presa proprio comoda, cioè, caspita, affrontalo, battilo e tanti saluti, no? È un comunque gatto che gioca col topo. E poi dopo si è visto il topo Phoenix, però siamo sempre punti a capo. Il gatto, penso che purtroppo accada con gli arroganti. Il gatto che gioca col topo ce l'abbiamo nella quinta casa. Ma voi avete fatto caso che dalle maschere di Gemini, dov'è la parte buona, usciva il rosso, la luce rossa, e dov'era la parte cattiva, usciva la luce blu, quando doveva essere il contrario. Sì, Frank, è proprio per sottolineare il dualismo del segno dei gemelli. Sì, penso anch'io che era per quello. Allora, lo dirò dopo, alla fine della diretta poi ne parlerò di questa cosa. Ragazzi, voi calcolate che... Sentite che intensità la musica di questa puntata. Cioè, voi calcolate che i dialoghi originali sono decisamente più brutti di quelli che poi ha creato Stefano. E questo testimonia quello che hanno sempre detto, che hanno fatto un lavoro in più, perché altrimenti sarebbe stata una cosa allucinante. Vabbè, questa è la parte finale. Io quando ero ragazzino ricordo che la catena che si spezzava piano piano mi dava un senso proprio di... con la dimensione oscura dietro, alle spalle di Andromeda, eccola! Mi dava un senso... Ma questa a livello registico è una delle puntate più belle insieme Lim, poi a tutte quelle che ha fatto... Scusate un secondo, posso allontanarmi due secondi e poi ritorno? Max, ma che me lo chiedi? Devi andare in bagno. Ma certo che ti può allontanare. No, comunque, regà, parliamone, cioè nel senso, ma quanto è bella questa serie. Ecco, giuro. Bellissima. Vabbè, guarda, la puntata che si chiude sullo sguardo di Andromeda, tutto sudato, che cerca collegato alla colonna, è la ciliegina sulla torta. Ragazzi, questa allora... questa è una puntata. Io vi dico una cosa, dobbiamo anticipare Max Anfitrione, ovviamente adesso si è... proprio adesso doveva andare via. Allora, dobbiamo anticipare quello che aspettavamo. I commenti alla puntata, all'episodio 45, li facciamo probabilmente a questo punto insieme a lui, perché è pronto, Stefano è anche pronto. Io devo andare tra poco, quindi meno male, dai.
Bravo Frank, bravo, che è rimasto per Stefano, rimane tutta la puntata, vero Frank? No. No. Allora, prima di presentarlo, io insieme ad Agostino abbiamo creato un qualcosa per lui. Siete pronti? Sì. Via. La sorte che stai per subire servirà da esempio anche agli altri cavalieri di Lady Isabel. La differenza tra noi cavalieri d'oro e voi comuni mortali è pari a quella tra la luce e il buio. Perché nutrire speranze di vittoria? La dimensione oscura, l'abisso in cui vagherai per l'eternità, l'abisso che non conosce fine. Perditi nella notte senza stelle. Poi hai salvato me, ma solo per la tua coscienza. Volevi metterla a tacere, Falken, perché il passato non tornasse più a tormentarti. E invece eccolo qui, il passato. È dietro di te e porta il mio nome, Mime! Il passato. Voglio. Ben poco il tempo che mi è dato. E dovrò gettare un sogno di pace in quel breve attimo. La vita di Atena e la sopravvivenza dell'umanità in un granello di sabbia che precipita nella clessidra. È riuscito a lanciare il sacro Aquarius. L'allievo ha superato il maestro. Che cosa mi resta adesso? Che cosa mi rimane? Felice di aver creato l'uomo che ha acquisito lo zero assoluto. Sono un nulla a cui non è stato concesso di essere all'altezza del proprio allievo. Che cosa mi resta? Non sono degno di essere cavaliere d'oro di Atene. È strano come ora le ambizioni di una vita mi sembrino senza senso. Senza senso di fronte a quest'uomo che è ciò per cui io ho combattuto. Davanti a me vedo l'allievo che è giunto dove io non sono mai arrivato. Non ho più motivi ormai per essere cavalieri d'oro. Lascerò a Crista il dominio delle energie fredde. Lui ne è degno, ben più degno di me. Era davvero necessario che venisse quest'uomo a farmi capire l'inutilità della mia esistenza. Sono i brividi che ho sulla pelle. Io credo che lui sia la prima persona, lo sto per presentare, la prima persona che ha letto i dialoghi, questi copioni che gli sono arrivati e poi li ha trasformati in quello che noi abbiamo sentito adesso, cose che ci sono rimaste impresse nell'animo, perché io 43 anni, e insomma sono passati un po' di anni, siamo ancora qui. Lo presento, è arrivato, è lui, dialoghista, adattatore dei Cavalieri dello Zodiaco, Stefano Cerioni. Ciao a tutti, grazie lì, grazie, che bella presentazione. Stefano! Grazie ragazzi, bel collage, complimenti, è una bella cosa, un bel regalo che mi hai fatto. Saluto tutti. Buonasera Stefano. Buonasera, ciao Nicole, Frank, Agotaku e Brixnerd. Sì, e Brixnerd. Ok. Allora, ti volevo fare una premessa, Stefano. Qui siamo, noi facciamo ormai da 2 anni e penso che andremo avanti per i prossimi 5. Guardiamo gli episodi insieme dei Cavalieri dello Zodiaco e commentiamo puntata per puntata. Ci sono ovviamente delle puntate inferiori di qualità e altre invece che abbiamo elogiato, come questa che abbiamo appena visto. Però quello che ti volevo dire è che noi siamo molte fasce di età diverse e addirittura io credo, non so se Nicky Mouse, non so se abbia ben percepito, capito chi sei tu per i Cavalieri dello Zodiaco. Sei presente tutte persone super fan, espertissime, questa sera abbiamo un papier di domande, non so se ti sei preso 2 giorni di ferie, però abbiamo tutti età diverse con cognizioni diverse. Guardate, perché io intanto vi ringrazio per le parole bellissime che avete detto di me e della serie, diciamo così, perché la serie si presenta da sola, è una serie fantastica, noi ovviamente abbiamo cercato di porgerla nella maniera migliore possibile per quello che erano soprattutto i tempi. Quindi io sono solo contento che sia passato il tempo con i Cavalieri, assieme a loro, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. E è stata una sorpresa anche per noi, nel senso che non abbiamo, mentre lo vedevamo ci rendevamo conto che era una bella serie, quindi Enrico Carabelli, come dico sempre, mi ha incoraggiato nella strada che avevamo intrapreso all'inizio, che era linguaggio aulico e tante cose che poi ormai sono diventate parte della, diciamo, non dico della storia perché non mi sento così vecchio, la storia sembra qualcuno che è già, io vorrei fare qualcos'altro ancora. L'anima della serie, insomma.
Come? E fa parte dell'anima della serie, almeno per quanto riguarda l'Italia, insomma. Ah, grazie. Sì. Devi dire. Il vero cuore dei Cavalieri dello Zodiaco, lo dico sempre. Grazie, grazie Frank, grazie Nicky Nicole. Stefano, mi sono appassion... Dimmi. Ti parto subito con una domanda specifica. No, è ottimo, meglio. Sono riuscito a convincerti quando ho fatto un nome. Quando ho scritto Gemini, tu mi hai risposto quasi subito. Allora io voglio capire cosa ti ha lasciato questo personaggio per renderti così curioso, insomma, a venire. Beh, tutta la serie è incentrata su di lui. Il protagonista è Pegasus, chiaramente, e i cinque bronzini insieme e a Lady Isabel. Però fondamentalmente la figura, ciao anfitrione, la figura di Jarvis e di Saga, che si nasconde dietro la maschera, ma non è nient'altro è che un cavaliere d'oro, è fondamentale per lo sviluppo di tutta la serie classica, almeno delle 12 case. E il personaggio è stato molto difficile da rendere ed è sicuramente il più sfaccettato, e non dico bello, però interessante. C'ho da dirti però, non è semplice solo per l'adattamento, è complicatissimo anche per gli artisti che ci lavorano dietro a Saga. È vero, perché poi i tratti sono doppi, no? Tu dovresti immaginare lo stesso viso che ha sia i lineamenti del bene e sia i lineamenti del male, cioè la stessa figura deve esprimere entrambi gli stati d'animo. Io ricordo, almeno nella serie classica, questo era risolto con gli occhi rossi, tanto che Pegasus a un certo punto lo chiama anche Occhietti Rossi. No? Questa, diciamo così, semplice scamotage, comunque d'effetto, ha reso possibile quei capelli grigi e gli occhi rossi. Quindi una certa, diciamo così, distinzione, ma molto secca, molto, diciamo, non brutale, però molto, molto, molto ben delineata. Poi però tutte le sfumature. Stefano, tu sei stato il primo a leggere i copioni e quindi a conoscere la trama dei Cavalieri dello Zodiaco nel lontano 88-87? Sì, la prima puntata, piano piano tutte le altre. Come funzionava? Che arrivavano dei copioni da parte della produzione? Arrivavano col contagocce. Arrivava la prima puntata, leggevo la prima puntata normale, non so se Pegasus, come Sindlero, non mi ricordo esattamente i titoli tutti, perdonatemi, sono passati tanto tempo, è passato tanto tempo. Pegasus Leroy, mi sembra che fosse. Pegasus l'Invincibile. Pegasus l'Invincibile, ecco, è qualcosa del genere. La prima puntata, sì, interessante, Cassius, l'orecchio spezzato, eccetera, eccetera, però sembrava una serie normale. Già dalla seconda cominciava a interessare. Poi questa struttura non a episodi finiti, come prima era, riusciva a rendere sempre più accattivante la serie. E poi piano piano c'è Frank che scalpita. No, ragazzi, scusami Stefano se ti interrompo, io purtroppo devo proprio scappare e mi vedrò poi su YouTube tutto quello che dirai, perché come sempre sono curioso. Io ringrazio tutti per l'ospitalità, come sempre. Ovviamente ti saluto con grande affetto, Stefano. E ciao, se vuoi, grazie. Poi dopo, tra le tante cose, lasciare un pensiero per il mio libro, mi farebbe piacere, visto che ce ne hai due di libri. Sì, quello con la mia prefazione e quello senza prefazione. Sono esatto, sì, che è stata una novità. Oh, no, ciao. È una bellissima cosa. Dimmi. E allora facciamo un applauso a Frank che ci lascia, mi dispiace Frank per le passioni, eccolo qua. Grande Frank. Io ringrazierò sempre Stefano per tutto quello che ha fatto, perché ci ha fatto innamorare, mi ha fatto innamorare con i suoi dialoghi, così come tutta la serie, le musiche, l'animazione, compagnia bella, e siamo ancora qui tutti oggi. E quindi se noi siamo qui ancora oggi, lo dobbiamo grazie a questo signore, oltre poi a tutti gli altri doppiatori e chi ha fatto parte di questo cast meraviglioso. Bravo Frank. Buonanotte a tutti. Grazie. Ciao Stefano. Ciao Frank, buonanotte. Ciao.
Allora, ovviamente la domanda che sicuramente ti avranno più posto in questi 30 anni, Stefano, mi sento anche un po' vecchio, è se avevate intuito il successo dell'opera. Ma io vado oltre, ti faccio la domanda più specifica. Ma voi avete intuito il coraggio che avete avuto nel trasformare un semplice anime che arrivava negli anni Ottanta, come arrivavano milioni di anime in quegli anni, avete intuito il coraggio che avete avuto nel cambiare il linguaggio dell'anime stesso? No. Semplicemente, banalmente, no. All'epoca era abbastanza uso cambiare alcune sfumature dei dialoghi, anche i nomi dei personaggi. Adesso purtroppo è venuta a mancare Alessandra Valeri Manera, che era la, diciamo così, la committente principale di Mediaset, ma comunque seguendo quel filone di riadattamento all'Italia di cartoni nati comunque in Giappone. All'epoca non c'era il culto degli anime, non si sapeva dei manga, era tutta un'altra atmosfera, tutto un altro mondo. Eravamo un po' più liberi. Coi Cavalieri ci siamo sbizzarriti fino all'inverosimile. E non sapevamo però che temevamo. Allora, però... ovviamente il personaggio che ha fondamentale, che ti ha aiutato anche che vi ha aiutato, è la figura di Enrico Garbelli, che vi ha aiutato insomma ad avere anche questa tentazione nel cambiare a livello aulico i dialoghi. Ma nessuno ha provato a fermarvi, cioè, perché comunque il passo era così importante. Io l'ho visto, io sono dell'81, quindi tutti quegli anni là io me li sono visti tutti, sono cresciuto davanti alla televisione. E se questo cartone animato, questo anime ha preso piede proprio per il passo che avete fatto, ma nessuno ha provato o ha cercato di dire: ma che state a fare, dai, fatelo normale. No. Nessuno perché allora la situazione era molto diversa da quella che è adesso. All'epoca i Cavalieri dello Zodiaco, le prime puntate, quando si presentavano, c'erano gli attori, i doppiatori che venivano chiamati, prestavano la loro opera normale. All'inizio sembrava una delle serie minori, diciamo, quelle che erano considerate minori, perché non erano di Mediaset, non era una serie di Mediaset. E allora praticamente noi ci siamo lanciati, complici anche la locunosità dei copioni, perché dico, noi ci trovavamo di fronte a delle scene di un certo tipo senza le battute, praticamente, con pochissime battute. Quindi ci siamo dovuti arrangiare, siamo stati costretti a cambiare un po'. Poi alla fine siamo diventati, lo dico la verità, travolgenti, perché poi gli attori si sono appassionati. Carabelli è stato travolto proprio dalla serie. Carabelli era entusiasta della serie proprio, e non l'ho mai visto così. Non era il tipo da entusiasmarsi facilmente. Era una vecchia volpe del doppiaggio. È incredibile che avete avuto questa libertà totale. Io credo che adesso, io conosco alcuni doppiatori perché tanti anni fa ho fatto dei corsi, avevo anche iniziato la carriera, quindi conosco come funziona il dietro le quinte, ho seguito tantissimo qui a Roma, a Via dei Villini, che c'era la Fono Roma, sono stato un po' dappertutto, ho fatto dei provini, è incredibile questa libertà, perché adesso tutti si lamentano. Io conosco, non so se lo conosci, Edoardo Stoppacciaro, e lui, abbiamo fatto la scuola insieme, e lui mi dice che adesso non riescono a fare più niente, non riescono a mettere più niente perché le major li bloccano. All'epoca c'era molta più libertà, non solo per noi, per tutti, perché gli ostacoli erano tanti, non c'era neanche tanta vicinanza culturale, per cui noi ci trovavamo di fronte a... Dimmi, qualcuno ha chiesto qualcosa? No, ma scusa, come mia, vado avanti. Ah, grazie, no, dammi pure del tuo adesso, non mi fai sentire così vecchio. quindi noi eravamo abituati a stravolgere i testi, anche se non tantissimo come nei Cavalieri, perché non avevamo filtri, i traduttori erano spesso legati
a quello che sapevano loro e a quello che veniva dalla casa madre. Nel caso di copioni inglesi, facile, si ascoltava, si riusciva in qualche modo a riempire le eventuali lacune. Nel caso dei cartoni giapponesi, noi avevamo traduzioni rimaneggiate e lacunose di testi nati in un'altra lingua, quindi c'erano almeno due mezzi culturali, diciamo, di mezzo, scusate la ripetizione, il giapponese dall'inglese e l'inglese dall'italiano. Quindi noi alla fine, per forza di cose, ci siamo trovati di fronte a uno sfacelo e abbiamo dovuto in qualche modo cercare di capire, con grande fortuna evitando i riferimenti diretti alla serie, per cui lo stravolgimento è nato anche dal fatto che se cercavi di intuire la trama rischiavi di sbagliare, perché non sapevi, le battute erano poche. Quindi, per evitare che questo succedesse, sono stati fatti dei rimaneggiamenti molto grandi, ma che non c'entravano niente con la trama. I monologhi interiori, tutte queste cose qui, sono state messi in posti dove c'era spazio e non c'erano battute. Guai mai a fare riferimenti sulla trama, perché tu scrivevi qualcosa credendo di aver capito e due puntate dopo ti trovavi qualcuno che diceva esatto contrario di quello che tu avevi scritto. Non si poteva certo tornare indietro a ridoppiare tutto. Quindi la soluzione tecnica è stata quella: bisogna, dove manca, inventare, ma al di fuori della serie. Quindi andando a pescare dove ho potuto, ho pescato io, cioè, il Cavaliere della Tavola Rotonda, Shakespeare, qualche cosa di letteratura italiana. Strepitoso. Questa è una cosa strepitosa. Ma proprio riferimenti a Buddha erano proprio... non si potevano proprio fare all'epoca? No, perché allora, guarda, la cosa di Buddha... No, perché, scusami, dimmi. Perché davvero, perché ci sono rimasta male a vedere come il doppiaggio ha storpiato Sciacca di Virgo, per quanto è fatto da Dio. Mi dispiace, guarda, io quando feci le puntate di Virgo avevo due persone che mi raccontavano la filosofia buddista. Uno era Felice Invernici, che era buddista, l'altra era Tiziana Tosolini, che pure era buddista e conosceva bene la religione buddista, e mi hanno raccontato versioni completamente differenti delle due cose. Quando io, in fase di traduzione, Tiziana mi diceva: guarda, le cose devono essere fatte così, e io seguivo lei. Poi andavamo in sala di doppiaggio, c'era Felice che mi diceva: no, ma cos'è questa cosa qui, non si può fare, eccetera eccetera. Per tagliare la testa al toro ho tolto tutto, ho cercato di recuperare quelle poche cose su cui erano d'accordo, e purtroppo in molti punti non conoscendo la religione buddista, non conoscendo il buddismo, ho cercato di seguire le indicazioni di tutti e due, enorme, probabilmente non rispettando alla fine nessuno dei due, perché non riuscivo a capire. Uno diceva una cosa e uno diceva l'altra. C'ho la puntata da fare, dico cosa faccio, chi scelgo dei due? Tiziana mi faceva le traduzioni, Felice era la voce di Virgo, e quindi mi sono dovuto un po' arrangiare. Mi dispiace di avere... Mannaggia Virgo della serie. È un personaggio bellissimo, dimmi. Tra l'altro Stefano, a quei tempi, anzi confermami questa cosa, è più una domanda che altro, eravate un po' più liberi di parlare anche di religioni o di generi eccetera, oppure avevate dei blocchi? I blocchi sono venuti spontaneamente dal prodotto stesso. Nicola ha giustamente posto in rilievo il problema Virgo, ma il problema più grosso non è stato Virgo, il problema più grosso è stato Arles. Arles era il Papa. Cioè, vi pare che io avrei potuto scrivere il Papa facendo di Arles il Papa con la maschera nera, il mantello nero che uccideva tutti, sterminava il mondo, quello è il Fantastico. Papa. Cioè, una serie che poi, di quando andavo io elementari, poi... è stata cancellata a causa dei credenti. Ah, posso immaginare. Poi... Poi Carabelli era cattolico, vi dico, tanto per dire. Quindi, cioè... io mi trovo il Papa, dico, esco dallo studio, mi picchiano come mio. Cioè... In Italia, scherzate. In alcuni, tra l'altro,
Vai, Max. Mi scusi. Fra l'altro, in alcune traduzioni viene addirittura chiamato il Grande Papa, quindi... Aspetta Stefano, ti faccio una premessa. Allora, qui noi abbiamo un esperto di disegni e illustrazioni dei Cavalieri, che è Nicole. Poi abbiamo un esperto di doppiaggio, che è Agostino, un esperto di mitologia greca, eccetera, che è il nostro Max Anfitrione, e un esperto di anime, che è il nostro... Che è il nostro Brix Nerd, quindi tutti i professori davanti, un po' come te. Mi inchino. Io esperto, no. No, esperto, no, beh, giustamente, esperto è un po' una parola grossa. Esperto è un po' una parola grossa. Appassionati, sì, esperti. Passionato. Io non vorrei occuparmi. Brixi, volevi fare una domanda? Sì. Sì, io volevo fare una più che altro una considerazione e poi anche una domanda, ma il fatto che comunque era un prodotto poi comunque rivolto ai bambini, perché io comunque l'ho guardato la prima volta negli anni Ottanta, io come Francesco, eravamo dei bambini. Il fatto di metterci lì, c'è il coraggio di metterci Leopardi, di metterci Dante, di metterci tutto questo linguaggio che ai tempi il bambino non poteva cogliere. Però secondo me è stato poi l'effetto boomerang che è rivisto anni dopo, quando poi uno inizia ad andare a scuola, inizia veramente a capire da dove arrivano quelle lì, dici... Madonna, ma che roba è sta roba qua? Cioè, assurda. E quindi, voglio dire, è stato veramente molto coraggiosa la cosa, perché comunque alla fine il pubblico era quello di bambini che forse avevano appena imparato a leggere o comunque andavano a scuola alle elementari. E la domanda è, il fatto che il prodotto sia nato esclusivamente all'inizio sulle reti private, quindi andava sulle reti private, non su Mediaset, ha influito su questa libertà, su questo coraggio? Perché comunque Mediaset l'ha poi riprodotto anni dopo. E quindi se fosse stato colto subito da Mediaset, potevate avere la stessa libertà, lo stesso coraggio, o magari Mediaset poteva mettervi dei paletti? Lo dico in maniera simpatica, Mediaset non ci avrebbe messo dei paletti, ma delle travi. Cioè, okay. Questo proprio per essere sinceri. Però obiettivamente la serie, diciamo la linea politica di Alessandra Valeri Manera, che era la responsabile del settore ragazzi, era molto precisa, era molto ben delineata. Noi di Odeo non abbiamo visto e sentito nessuno. Cioè il referente non sapevamo nemmeno, forse se non avessimo saputo nemmeno che andavano in televisione sarebbe stata la stessa cosa, perché dice... I committenti erano Gioco Preziosi. Gioco Preziosi diceva: nominate i cavalieri, noi siamo noi i committenti, non è la televisione. Invece no, Fininvest aveva una politica editoriale molto ben delineata, che era su tutt'altra cosa. I cavalieri non sarebbero mai finiti a Mediaset. E infatti la cosa più bella è stata quando Mediaset ha comprato i cavalieri. Noi eravamo molto fieri, perché poi siamo figli di Mediaset, quindi tutto sommato abbiamo seguito quelle che sarebbero state le loro indicazioni, in maniera totalmente autonoma però. E alla fine il fatto che Mediaset abbia acquistato comunque i cavalieri significa che in qualche modo eravamo loro figli, e quindi tutto sommato è andata tra luce e vino. Però non era sicuramente lo stile e il modo di fare di Mediaset. Stefano, avete curato insieme a Carabelli, tu e insieme a Enrico Carabelli, l'inclinazione effeminata di alcuni personaggi, come Andromeda, come Mime, come... Adesso... No. Oppure era un po' scritto anche sui copioni... No, assolutamente no. Io credo che, diciamo, l'impressione che i personaggi siano effeminati sia dovuta soprattutto al tratto e al disegno, perché gli attori, tutti quelli che sono stati scelti per interpretare i cavalieri di effeminato, avevano solo l'intenzione di attore, ma non come persone. È chiaro che tutti i disegni risentono di un po' del mondo dell'omosessualità, ma non ne abbiamo minimamente tenuto conto. Cioè, c'erano anche attori omosessuali, credo, che interpretavano brani che hanno interpretato personaggi dei cavalieri. Ma eravamo, come dire,
scevri da questi pregiudizi in tutti e due i sensi? Cioè non... Allora, è incredibile questa domanda, te la faccio perché è incredibile che voi foste scevri quando eravamo, perché bisogna inquadrare il momento storico, eravamo in un momento, gli anni 80-90, dove era molto pesante la situazione. Io non ero neanche nato, quindi... Non eri nato, allora siete fortunati perché... Quello che voi adesso chiamate omofobia a quei tempi era la normalità, cioè io a scuola, non personalmente, però erano tutti molto nascosti, non c'era questa libertà. E loro, riproponendo questa cosa, ricontinuo a parlare di coraggio, ma la problematica... Quello non è coraggio e coscienza, cioè l'omosessualità non è un problema, è uno stato dell'essere. Se una persona nasce con un'inclinazione differente dalla maggioranza delle persone, non è certo colpa sua, è un'idiozia incompleta. E nel mondo dell'arte questo è assolutamente nessuno pensa. Infatti personaggi come Andromeda, Mime, ma anche Afrodite di Pesci, sono personaggi che sì, hanno caratteristiche particolari, però in particolare Andromeda sono rimasti nel cuore di molti, anche Mime. Certo. Cioè. Sì, ma sì, a Eris anche, ricordo Eris in particolare, ti dico anche... Qualche attore ci scherzava, ma nessuno ha... Cioè, erano figure emblematiche. La natura sessuale delle loro propensioni non era importante definita, non era niente. Cioè, sono cavalieri prima che uomini, prima che omosessuali. Il tema se fossero omosessuali... Cioè, l'hanno disegnata persone che forse richiamavano, però francamente era una cosa stilistica che non dava neanche di... Veramente, scusa se mi interrompo, gli elementi delicati, le labbra e le ciglia, l'avrò già detto in una live, è solamente richiamare il canone estetico ideale maschile, per cui non c'era nessun intento a rendere gay quei personaggi, al massimo bi, da quanto ne so, per un'idea della moglie di Kurumada, per quanto ne so. Ma comunque era solamente per spiegare la faccenda estetica. Sì, non l'avvertivo con la stessa profondità con cui l'avverti tu. Per noi erano solo tratti che erano così, ma non c'era niente di, come dire, di pesante, offensivo, strano. Forse nella cultura italiana questo poteva essere vissuto in maniera diversa rispetto alla cultura giapponese. Però noi personalmente non abbiamo proprio... Ma chi c'è? Un ospite! Sì. Cioè, non riesco a tenerla. Catwoman. In uno dei suoi riusciti dei travestimenti migliori. Cioè, sembra quasi un gatto. Sì. Vai, Arco. Scusate, c'ho la finestra davanti al PC, per cui è idem, quasi dai gatti. Agostino, dica Agostino. Eccomi, ciao Stefano, innanzitutto ti faccio il mio saluto. Noi abbiamo già avuto modo di fare qualche diretta insieme, se ti ricordi, anche con il collega Ivo De Palma. Abbiamo fatto doppiatore. Fan dubbing. E ogni volta, ogni occasione buona, sarò ripetitivo fino alla morte, fino allo stremo delle forze, che io ti devo omaggiare per la serie di Asgard, perché io ho amato la serie di Asgard e avevo un paio di curiosità che non ti avevo mai chiesto e che volevo chiederti. Ovvero che tu hai sempre detto, appunto, che forse la serie che, a prescindere dalle 12 case, la serie che ti è piaciuta di più adattare è stata appunto quella di Asgard. Chiederti nello specifico, tra gli Asgardiani, quindi tra Luxor, Mime, Megres, tra questi personaggi qua, qual era quello che ti è piaciuto di più adattare? Il personaggio che dico, ok, quando parla lui mi ci devo proprio impegnare. Guarda, a me sono piaciuti tutti. La serie di Asgard era molto più approfondita nei caratteri dei personaggi.
c'erano due o tre puntate per personaggio, per cavaliere, tutti avevano una storia da poter da portare. Potrei dire che sono stati tutti uguali nel mio cuore, ma non è così. Io ho amato e continuerò ad amare finché Mime. Mi sono piaciuti tutti, ma Mime, forse perché amo la musica, e allora con Mime ho cercato di infondere un po' del mio amore per la musica nel Cavaliere. Stefano, ho sentito in un'altra intervista. Vai, scusa, Max. No, Lim, vai, parla tu, poi io parlerò dopo. Vai. Ho sentito in un'altra intervista, Stefano, che Mime ce l'hai molto a cuore perché l'avete un po' riscritto a due mani con Enrico. Beh, sì, Enrico quando si è presentato Mime, io ho detto: guarda Enrico, di fronte a questo personaggio cercherò di metterci anche un po' del mio. E lui è stato carino, molto, era un periodo in cui sembravamo fratello, non dico perché poi sembra sempre. Eravamo molto vicini artisticamente e lui mi disse: no, lo voglio fare io Mime, se tu mi segui in sala di doppiaggio, mi guidi, io faccio Mime come lo vuoi tu, una cosa del genere, no? Non come lo vuoi tu, no, però diciamo mi lascio guidare anche da te. Ed effettivamente è stato così, lui, siamo entrati in sala di doppiaggio, io mi sono seduto sulla sua poltrona e lui ha fatto Mime. Per un po' di tempo mi ha seguito, poi dopo un po' ha visto che ero un po', come dire, allora ho detto no, preferisco fare io. Allora ovviamente ho chinato la testa e ho lasciato fare, perché Enrico Carabelli dal punto di vista attoriale, come regia sonora, era semplicemente eccezionale. Io mi sono permesso di dargli qualche consiglio sugli aspetti psicologici di Mime, cercando di spiegargli delle cose che a me erano molto care e che lui ha percepito perfettamente e ha reso per me il personaggio di Mimi in maniera eccezionale. Poi non so quanto di questo sia trapelato, però per me è stata una grandissima soddisfazione lavorare con lui e vedere con quanto impegno si cercasse di eseguire, tra virgolette, quelle che erano i miei consigli. Ma poi ha detto no, faccio io, perché giustamente ho detto no, Enrico, assolutamente fai tu. Perché ovviamente non potevo fare di più di quello che ho fatto. Però è stato molto, molto, come dire, è stata una gioia che lui si fosse messo in discussione e che accettasse i miei consigli. Per me quello è stato un momento molto alto del nostro rapporto artistico, diciamo. Da che quel che ne è venuto. Indipendentemente poi da altre cose che... L'abbiamo perso, no! Abbiamo perso un po' il segnale. La dimensione oscura. Raga! Raga! Vediamo se torna breve. È la voce di Gemini, proprio. Sì, è vero, sembra Gemini, quello oscuro, il fantasma. Forse... Io avevo un regalo per il maestro, ma glielo voglio fare vedere dopo. Sentiamo male, Stefano. Forse c'è un attimo di... Prova ad uscire e a rientrare. Ecco, aspetta, si è ripreso. Proviamo. No. Mannaggia. Perché si era ripreso. Adesso, ecco. Ecco, è tornato. Andiamo. Ecco. Ale. Gemini, ma che cazzo? l'ho capita. Ecco. Ok, mi metto qui, guardate, vedete, vediamo se riusciamo ad avere un... Ok, vai, sono Max, senza vai con regalo. Allora, io volevo prima fare non una domanda, ma una mia considerazione personale al maestro. Volevo dire che io studio musical, studio teatro, quindi ho sempre tifato per i Cavalieri Musici. In particolare il mio preferito è sempre stato Siria. Siria sempre sarà il mio musico preferito. Poi un'altra cosa che volevo dire a Lim, che ho ricevuto una telefonata e devo... Lim, ne approfitto per dire che ho ricevuto una telefonata e purtroppo devo assentarmi. Ok, ma però l'hai dato? Però volevo fare un regalo al maestro, volevo fargli vedere il personaggio per cui lui è qui stasera. Stefano, io ti voglio dedicare Gemini, ti voglio fare vedere Gemini
per ringraziarti sia a te che a Carabelli, pace all'anima sua, di questa fantastica serie che voi avete riadattato, che, grazie, voi, avete, che voi avete trasformato un semplice cartone a, un semplice cartone animato in una poesia su tela, e per questo io te ne sarò sempre grato, come te ne sarò grato, come io e come sempre sarò grato anche a Carabelli. Grazie, oh, grazie, bellissime parole che sono molto ben gradite, diciamo così. Enrico sarebbe stato contento di sentire così. Grazie mille. Ciao Max, ragazzi, grazie, ciao a te, grazie a te, Max. A tutti. Ciao, ciao Max, ciao Ago, ciao Brix, ciao Niki. Ciao Max. Allora, Maestri io Serioni, io la saluto. Grazie. Grazie mille, grazie Max, anch'io te. Approfitto della pausa per dirti invece il regalo che ti ho fatto io e che ho fatto anche agli altri ragazzi e poi chi ci vedrà in post visione. Finalmente allora, mi paghi? Un regalo? Un regalo? Finalmente allora, mi paghi? Visto che Nicole, tu sei affamata di denaro, va bene, ti mando il bonifico, porca miseria, non è entrato. Ho mandato sei immagini l'altro giorno, aspetta 90 euro ciascuno. È tutta la sera che mi chiedi soldi. Allora, allora, visto che comunque ho notato che la passione per Arles e noi abbiamo appena visto la puntata numero 45, io mi sono permesso di fare delle piccole clip di qualche secondo per commentarle insieme, per vedere se esce fuori anche qualcosa a livello tecnico-tattico da parte di un adattatore dialoghista, e noi ti facciamo le domande così, live, in diretta. Allora, la prima è questa, vai! È molto strano, non riesco ad avvertire la sua presenza, Pegasus. Come sarebbe a dire? Eppure io lo vedo perfettamente, questa volta ti stai sbagliando, Sirio. Allora, questa è la puntata 45 dove loro affrontano Gemini. Io ho selezionato insomma i dialoghi migliori. Innanzitutto devo dire che io l'ho vista con la traduzione in giapponese e alcune cose devo dire che non mi è interessato per niente. Ma questa serie, no? La domanda principale, ma sarebbe stata la stessa cosa se Enrico Carabelli insieme a Stefano Cerioni non avessero deciso di prendere questa strada? No, assolutamente no. Cioè, noi adesso la cosa curiosa della serie è stato che Enrico mi ha incoraggiato a fare quello che ho fatto e ha fatto il regista mentre io ho fatto l'autore. Ma sempre, non perché lo abbiamo voluto fare, fa parte del nostro lavoro. Se poi i copioni originali sono lacunosi, siamo costretti a fare così, non ne uscivamo. E allora ho detto, ragazzi, cerchiamo se abbiamo talento e cerchiamo di fare come se fossimo autori, io e lui regista, lui sicuramente regista. Lui è, penso che sia una delle persone dal punto di vista della regia audio e del come far lavorare gli attori più in gamba che abbia conosciuto, a parte un altro che anche lui purtroppo non è più tra noi, ma lui sicuramente a livelli molto alti. Quindi posso dirti, se Enrico non mi avesse dato fiducia e se Enrico non avesse fatto il lavoro che ha fatto, sicuramente i Cavalieri sarebbero stati una delle tante serie che sono passate. Il mio lavoro è stato forse ben fatto, ma il suo è stato valorizzante del mio. Quindi un altro se lui non avesse apprezzato il mio lavoro e non lo avesse deciso di mettersi al servizio, non sarebbero stati Cavalieri. Io posso, un autore, un doppiatore, sono un po' stanco, quindi abbiate pazienza. Un adattatore, un autore, qualsiasi persona che scriva commedie, non è niente se non ha un regista e degli attori che interpretano nella maniera giusta che riescono. Puoi scrivere la cosa più bella di questo mondo, detta male. Se invece c'è un regista che sta dietro l'attore, l'attore ha voglia di, o comunque interesse a interpretare, allora le cose vengono bene. Quindi i dialoghi sono belli, grazie, però molto del merito va soprattutto al regista Enrico e agli attori che hanno reso belli i dialoghi. Quindi avete una domanda, ragazzi? Se no vado con la seconda clip.
Io la mia seconda e ultima domanda. Madonna, Non essere così categorico. Cioè. esatto, Sì, lapidario. no, prima di fare la domanda, però devo fare una premessa. Stefano, se ti ricordi, tu quando è che hai smesso, cioè nel senso, quando è che l'adattamento dei Cavalieri non è più stato in mano tua, se ti ricordi, No, solo le prime no, tre no. serie oppure anche i film? Alla No, fine, io tra tutti. ho fatto la serie delle 12 case, quella di Asgard e quella di Nettuno, più i film, tre o quattro, adesso non ricordo bene, Guarda. ma mi pare quattro, Sì. tutti e quattro. Mi è mancata di tutta la serie dei Cavalieri solo la parte dei Cavalieri Neri. Quando ci sono quella non ho fatto io, quella non l'ho fatta io, quella due o tre episodi, non so se sono tre o quattro quelli che sono, all'inizio della serie, prima ancora di Morgana, prima di tutto, prima del viaggio verso Atene. Quella parte no, io non ho, mi sono stato reso edotto da quello che, da chi l'ha fatto, ho seguito perché avrei dovuto fare altre cose, ma non le ho fatte io. Poi invece le ho riprese in mano perché hanno detto no, ma forse è meglio che le fai tu perché effettivamente senza quella linea non è la stessa Perché cosa. c'è stata questa pausa? Perché volevano che facessi serie Mediaset. Wow, beh, allora era una proposta molto allettante. Ma sicuramente, ma io ero contento, cioè no, allora, la cosa è stata piuttosto, io lo dissi, ho detto Stefano, ti dobbiamo togliere dai Cavalieri perché ti vogliono a Mediaset. Io ho detto benissimo, benissimo. Poi ho detto però ragazzi, lasciatemi i Cavalieri perché sono un po' particolari, non è che sia, non è che è meglio che continui a farli io. Ho cercato di difendere i Cavalieri, poi ho detto Stefano, Mediaset ti vuole? Io ho detto va bene, allora facciamo Mediaset e lasciamo da parte i Cavalieri. E per 4-5 episodi non ho fatto i Cavalieri. Poi si sono Carabelli ha detto no, per favore ridatemi Stefano, perché per quanto fosse bravo l'altro adattatore non era la stessa cosa. E allora alla Ecco, fine anche in studio PV hanno detto vabbè, pazienza. E proprio Alessandra Valeri Manera credo abbia detto vabbè, lasciategli fare sti cavoli di Cavalieri, visto Stefano, che vogliamo poi parlare comprerò fra. e qui scusatemi ragazzi, però io non avevo ancora fatto la mia era una premessa, non avevo ancora fatto la Ah, domanda. scusa. Figurati. Ovvero che io non mi ricordavo appunto questo dettaglio dei film. Non so se tu hai qualche ricordo più dettagliato da appunto dei film, in particolare del terzo film, il primo film di Apollo, dove c'erano Sì. appunto Apollo, i suoi tre cavalieri. Che ricordi hai di quel film? Perché è il mio preferito e vorrei qualche dettaglio da parte tua, In se hai più, qualche ricordo vivido. sì, il ricordo più vivido che ho di quella serie lì, sperando di non sbagliarmi, perché poi ti ripeto, la mia memoria sui Cavalieri è abbastanza vasta, quindi potrei sempre. È la scena tra Apollo e Lady Isabel, in cui si parlano tra fratello e sorella, no? Dove Atena è chiaramente vede in Apollo un dio che la può salvare, la può proteggere, mentre in effetti non è proprio così. E lui anzi cerca di farle capire, guarda che se c'è un dio che deve regnare, quello sono io. Lo ricordo piuttosto vagamente, in un bosco con le luci, e se è in quel film lì, quella è stata una delle scene secondo me più belle di tutta la serie. Perché come rapporto, due divinità dove c'è Atena, che è proprio, no? Che si pone quasi, quasi naturalmente sotto l'ala protettrice di Apollo, di un fratello, che poi sono tutti fratelli, ma lasciamo stare, che comunque che è il fratello, e lui dice: ma Atena cara, cioè, no, mi dispiace, non... in qualche modo, è il dialogo fra loro due, dove lei sonda l'anima e sente nelle piccole pieghe del loro rapporto qualcosa che si è incrinato per l'ambizione di Apollo, cosa che assomiglia un po' anche a quanto racconta la mitologia greca. Quella cosa lì mi piacque, quello. Ma è in quel film, anche il film. Sì, è in quel film, lì, in quel Meno film lì. male. Poi, film che tra Tu l'altro ci sono. io e gli altri ci siamo divertiti anche a ridoppiare, vero? Ti ricordi lì che ti ho fatto fare Berenice? Te lo ricordi? È Sì, stato è veramente quel film. film lì, dal
dal punto di vista di doppiaggio, dal punto di vista anche registico, se vogliamo, secondo me forse è il punto più alto della serie, secondo me. Ci sono dei punti molto belli, sì, sono d'accordo con te. Intervallo con una seconda clip. Fidati di me una volta e seguimi. Ma come? Dove andiamo? Lasciati guidare, taci, non fare domande. Che cosa vuoi fare? Davanti a noi c'è Gemini e intorno solidissime mura che tutto sembrano tranne che fatte di cartoni. La terza casa è soltanto un'illusione. Un'illusione? La terza casa è un'illusione? Esatto. Non sai quel che dici? Lasciami ora. No, adesso tu vorrai cambiare Pegasus. L'uscita è qui davanti a noi. Preparati. Sirio! Senti, Stefano, tu mi vuoi dire che eri presente a questi urli in sala di Balzarotti e di De Palma? Guarda, a me venivano a prendere dalla sala 2 per portarmi a lavorare perché io ero sempre lì. Cioè, le addette al doppiaggio entravano in sala, dice: ma Stefano è qui? Ero seduto nascosto nella penombra, dai vieni, mi prendevano, mi portavano, io facevo un pezzo di strada, poi quando loro erano già sicuri che io sarei andato a lavorare tornavo indietro, tornavo in sala 2. Cioè, è stata una cosa molto infantile, però era troppo, veramente era bello vederli doppiare. Hai assistito a queste urla? Allora, sì, non sempre, non sempre. Avete una domanda? Ma io più che una domanda, un'altra considerazione, ma un parere mio personale, è che nei vari poi adattamenti che ci sono stati, soprattutto quello di Netflix in CGI, in Italia, nei vari forum, infatti, la prima domanda, il primo dubbio, le prime paure erano: ma le voci di chi saranno? Perché comunque... Oddio santo! Eh? Niki, che se, finché non hai soldi parla no. Il gatto che la fa disperare. No, comunque a dare appunto manforte al discorso di prima, che i dialoghi, la regia e gli attori che c'erano poi dietro alla fine nella serie regolare sono stati, perlomeno in Italia comunque, sono stati il perno di tutto, perché poi la storia è bella, è tutto quello che vuoi, però comunque secondo me il dialogo fa tantissimo in questa serie qua, e il lavoro che c'è stato dietro è stato appunto nel futuro, negli anni passati, quando uscirono degli adattamenti, c'erano le voci degli adattamenti e c'erano le bacheche di Facebook di Ivo De Palma e di tutti gli altri: ma ci sarete voi, ci sarete voi, ci sarete voi, perché comunque non c'è in Italia Cavaliere dello Zodiaco senza queste voci con cui siamo cresciuti. Sì, assolutamente. No, non era una domanda, era comunque un parere mio personale. Sì, ma erano molto più giovani nel classico, per cui adesso... Sì, no, beh, ovvio, perché poi sono stati poi loro le voci e sono ovviamente il tempo le modifica, le cambia. Sì, ma è anche inutile per il fan piangersi addosso, ok? Il linguaggio aulico, ok, quello lo posso capire, però per le voci non possono essere sempre loro, altrimenti... No, per carità, però comunque fa tantissimo. Ne so, già adesso non si poteva fare, visto che mancava quanti Cavalieri d'Oro mancavano all'appello, cioè per dire. Ma io stendo il discorso anche al cinema italiano, nel senso, sì, certi personaggi hanno quella voce lì, quindi lo estranei da quella voce lì, il personaggio in Italia perde quasi tutto. Sì, stai aprendo, Niki, ha aperto il capitolo della considerazione di cui Ivo De Palma... Volevo aprire e chiudere, mi dispiace, non volevo... No, ci mancherebbe, ma... E il fatto che noi siamo proprio tanto legati alle voci che ha quel personaggio lì. Pegasus senza Ivo De Palma in Italia, boh, per quello che... Ma però la domanda... Homer Simpson, lo doppio io. Però la domanda è giusto dopo 30 anni richiamare, se dovessero rifare, che ne so, una serie live action, richiamare le stesse voci?
di 30 anni fa? E questa è una domanda a cui nessuno ovviamente può rispondere. Può esatto, lì, forse il Stefano fenomeni può rispondere. Esatto. Posso dire quello che penso, ma... Sì, esatto, perché poi alla fine sono modi di pensare, non c'è una risposta giusta o sbagliata. Ma sì, ma sono tutti giusti, nel senso è giusto sia essere affezionati a una voce, sia necessariamente la considerazione tecnica che un personaggio di qualche anno non può essere doppiato sempre dalla stessa persona che intanto invecchia. Quindi no, questo sì, sono entrambe valide, entrambe i punti di vista. Una cosa sulla voce che ho imparato negli anni, che la voce è una delle poche cose della nostra, del nostro corpo che rimane la stessa per più lungo tempo possibile. Si perde l'estensione della voce, ma la qualità e il timbro resta sempre quello. Cioè tu non riesci più a fare alti, non riesci più a fare bassi, cioè il range si assottiglia, ma la voce resta quella. Adesso Ivo avrà una voce più cupa, cavernosa, perché non ha più le frequenze alte, o non ha più, ma la voce resta sempre quella. Quindi sono validi tutti e due i ragionamenti. Dipende, un attore dovrebbe essere in grado di riprodurre la stessa voce di quando era, di quando aveva 20 anni, anche a 60, se è un bravo attore. E sicuramente Ivo lo è. Però è chiaro che è giusto che un ragazzino di 14 anni sia fatta da una voce che è capace di essere giovane. Posso dire che di sicuro Dania Ciricola non è cambiata di una virgola da quando ha iniziato a quando ha finito. Cioè, quindi... E qual è, scusa? Dania Ciricola, Lady Isabel. Lady Isabel potrebbe fare Lady Isabel fra 60 anni. È vero, cioè, è vero. Che tanto ha sempre quella voce dolce, tenera, che poi riesce a fare anche diversamente. Ma anche tutti gli altri, per carità. Penso, però io ogni volta che sento Dania vedo Lady Isabel. Come per carità, deve fare... ancora la voce di Shaka è eterna. La voce di Shaka, Felice in Vernici. Ma Felice in Vernici è un bravo attore, però è, nel senso, non è più giovane. All'epoca alleggeriva la voce, alleggeriva molto all'epoca. Se voi sentite la voce di Shaka, di Virgo, non è la voce di Felice. Felice ha delle capacità di attore ottime e la sua voce non lo so perché non la sento più da tanto tempo. Però quando fece Virgo, lui assottigliò la voce, non era quella la voce di Felice. Felice è una voce più scura. Felice ha fatto anche Iabo l'unicorno. Non so se qualcuno... Come no? Quindi sono due voci completamente... Se li sentite non li conoscete. Perché... E se non sbaglio aveva fatto anche la stessa Shadir, cosa quello di Shadir. Di Shun, che lui in realtà preferiva dei toni un po' più bassi, che però quando... recitava nel ruolo del Cavaliere di Andromeda, alzava un pochettino, come hai detto tu. Sì. Ma all'epoca, quando ai tempi miei, diciamo, non so se sarà così ancora, però prima di iniziare a lavorare sugli anelli, per un anello o due, prima di trovare esattamente la voce del personaggio, l'attore un po' limava. Quindi a schermi vuoti Carabelli spesso faceva ritrovare la voce ai personaggi, ma non solo Carabelli, anche gli altri direttori del PV. Dice, prima di entrare nel lavoro, qual è la voce del personaggio? E finché non la trovavano, non cominciavano. Per cui non è... Sì, non è... Ancora facendo. Come, scusa? Dovrebbero... Ho sentito che lo fanno ancora. Sì, penso che sia la cosa più giusta, perché tu hai una voce e poi non ti ricordi, tu cambi voce a seconda del personaggio, quando ne hai tanti, e all'epoca ad esempio io ne avevo tanti, devi un po', come dire, ritrovare quella. Io penso che sia così, sarà così anche adesso, sì, mi dice Nicole che è così anche adesso, quindi è giusto che sia così. Quindi l'attore dovrebbe essere capace di ritrovare i toni e il personaggio così. Dopo un 2-3 battute è di nuovo nel personaggio e quasi tutti quelli dei Cavalieri sicuramente, ma penso che quasi tutti gli attori abbiano questa capacità. Non credo che sia, è una cosa innata degli attori, cioè non è che recitano con la loro voce, trovano anche la voce del personaggio che non è esattamente la loro. Poi ci sono doppiatori che hanno, cioè, questa è una cosa, uno strumento dell'attore, io lo vedo così, per loro forse è più semplice ancora di quello che dico io, però per me è particolare questa cosa. Tu hai partecipato alla scelta di alcune voci, dei doppiatori? Vuoi la verità? Sì,
Non so se te la posso dire. No, non so se te la posso dire. È scomodo, per quello che sta pensando, non ci puoi mettere la risposta. Eh no, vi ho messo, vi metto la buccia dentro. Che è successo? No, fatemi pensare, ma sarà così? Ma come posso dire una cosa del genere? Non posso dire una cosa del genere. Ma perché non vuoi fare dispetto a qualcuno? No, perché non mi ricordo, non so se ho mai detto, forse ci siamo scambiati delle parole con Carabelli, ma se c'è una persona che mi ha fatto fare una cosa del genere può essere stato solo Carabelli, con gli altri non c'era lo stesso tipo di rapporti, quindi se Carabelli ha preso delle decisioni seguendo le mie indicazioni non ve lo so dire, io so che ne parlavamo spesso, ma come fare? Come fare? Allora ti faccio un'altra domanda che è sempre inerente, che questa è più facile, te la accomodo. C'è stato quando molto difficile. Questa è molto... ma ce n'ho altre più difficili. Andiamo verso le 2, 2:30. No, scherzo. No. Allora, dimmi. Questa domanda. C'è stato un momento in cui tu hai sentito per la prima volta quel doppiatore alle prese con il personaggio a cui era stato assegnato e hai detto: Madonna, questo è perfetto! E qual è? Tutti. Tutti. Allora, io ho trovato tante cose in tanti attori, tutti. Potrei raccontare aneddoti di voci che ancora ricordo, di voci bellissime che interpretano frasi che io ho scritto e che mi hanno commosso perché erano veramente bravi. Però non posso, cioè anche lì, come faccio? Farei torto a qualcuno perché tanti per tanti, tutti. Non ce n'è uno che mi abbia deluso, non riesco... Dai, diciamolo che tu hai una grandissima simpatia per Marco Balzarotti, dai, diciamolo. No, diciamolo, io adoro Sirio, no, io adoro Marco Balzarotti, è un grande professionista e Sirio, come tutti i personaggi che ha fatto, l'ha fatto benissimo. Sì. Ma Marco Balzarotti è una banalità, cioè dire che Marco Balzarotti è bravissimo è come dire che non so che Paolo Rossi era un grande campione, cioè come fai, ma Paolo Rossi fosse oppure non so, non saprei, di Baggio, però Baggio, De Niro è un grande attore, De Niro, ma secondo te De Niro è un grande attore? La risposta è sì. Certo. Però ma che vuol dire più di chi, no? Non so, no. Marco Balzarotti, allora, è vero, ho un debole per Marco Balzarotti, ma ce l'ho per tutti quanti. Allora mando la terza clip con Marco Balzarotti e ci godremo insieme. Quello era il vero cosmo di chi ha saputo creare l'illusione. Un cosmo doppio, come il segno doppio di Gemini. Ah, a questo punto non ci capisco più niente. Accidenti, almeno sei riuscito a capire da quale direzione proveniva quel cosmo. Purtroppo. No, non ci sono riuscito. L'unica cosa che ho potuto avvertire è stata una grande forza, capace di manipolare i pensieri con enorme facilità. Un altro manipolatore di pensieri. Un altro. Comunque sia, quell'uomo è pericoloso. E Crystal e Andromeda sono ancora in quella casa. Posso fare una domanda stupida? No, certo. anche due. Allora, noi su Saga abbiamo avuto lo spoiler prima dell'effettivo arrivo al Grande Tempio. Ma non era il caso di seguire questo spoiler senza effettivamente mostrare il suo volto? Cioè, forse Niki devi spiegare la scena, però, così almeno Stefano inquadra bene il momento. No, in generale, perché c'era questa scena prima dell'effettivo arrivo, dove sono tutti i protagonisti nell'aereo e parlano sulla pericolosità del Grande Tempio e tutto il resto. C'è Saori che pensa che c'è solo un segno doppio nello zodiaco e ci spoilera che è effettivamente i gemelli.
ovvero il cattivo della prima saga. Non era il caso di seguire questo andazzo? Cioè di continuare a spoilerare? Era giusto smettere. Uno spoiler, cioè non... Semplicemente... Penso che guarda, la domanda non è una domanda per niente stupida, perché ti dico la verità, quando ho adattato e hanno doppiato la scena dell'aereo, noi non avevamo la minima idea che Alice potesse essere Gemini. Quindi o sono stato un genio io a quell'epoca, ma può anche essere, ma senza volerlo. Allora, ce l'ha detto prima Frank, che allora andavano avanti a casa genio, per casa. Allora, genio, diamo la coppa. Agostino, perché poi obiettivamente, Nicole, l'unico segno doppio dello zodiaco, non so, perché ci sono i pesci. Appunto, c'è il pesce. Non c'è solo Gemini. No, più però che altro la scena, appunto, la scena più che altro, appunto, era questo dialogo nell'aereo, dove Isabella all'improvviso, ma proprio con una semplicità incredibile, inizia... il grande sacerdote potrebbe essere il cavaliere d'oro scomparso, incredibile, pazzesco, cioè proprio chiamata, e voi non sapevate niente. Sì, siamo rimasti allibiti. Sei stato un genio. Sei stato un genio. Ma sei no, stato un no, genio. Non credo. No, può darsi, ma ogni tanto non me lo ricordo, ma può essere. Ma non credo, perché è troppo precisa come... Forse lo sospettavamo, ma non lo sapevamo. Ti ribadisco due cose. La forse prima era troppo banale la scelta di Kurumada. No. Forse era una di quelle poche parti del dialogo espresse che appunto a quel punto ci siamo buttati. Oppure, allora, ci sono due cose. Primo, che non sapevamo bene, se non ricordo male, che ci fossero... le case dello zodiaco, ma semplicemente il grande tempio. Quindi parlare di Gemini già era una doppia genialata, perché sapevamo a malapena che esisteva il grande tempio. Ci siamo sempre chiesti, ma dove sono i cavalieri dello zodiaco, visto che c'è Pegasus, Dragone, Andromeda, Crystal, Fenix? Dove sono i zodiaco? Dove? I francesi l'avevano chiamato i cavalieri dello zodiaco, noi abbiamo detto chiamiamo i cavalieri dello zodiaco, ma ci siamo sempre detti, ma giochi preziosi, quando li fa uscire? E dove sono i cavalieri? Quando ho parlato del grande tempio non credo che ci sia venuta l'illuminazione. Ah, ci saranno le case, bellissima la scena, la prima volta che abbiamo visto la scena delle 12 case, è stato stupendo. Però non penso che fossimo... Arrivavamo due o tre episodi al massimo alla volta, ma proprio quando erano tanti. Quindi forse non sono un genio io, ma ho preso quelle poche cose che hanno detto loro e l'ho riportata come era. E poi, tutto sommato, la Saori, altrimenti nota come Lady Isabel, più nota come Lady Isabel, è stata pugnalata da Saga, quindi gli è caduta la maschera. Quindi forse un ricordo atavico di quando era ragazzina, bambina, poteva averlo. Stefano, la giochi preziosi vi ha fatto pressioni sui nomi da dare ai cavalieri? Per poi sì, ci ha detto dovete fare così, noi abbiamo fatto così, non è pressione, ci hanno detto cosa dovevamo fare. Loro vi hanno mandato un fax, perché forse negli anni 80 era un fax. No, che fax? Allora, io feci una serie di nomi per tutti, no? Per Seiya, Sirio, tutti. Fatti i nomi, no? Tutta una serie di nomi. Io ho detto, ma perché no? Pegasus, Sirio, Andromeda e Crystal, bellissimi. Che bisogno c'è di noi? Fine. Che nome avevi dato? Chi se lo ricorda? Era un elenco. Bellissimo, non te ne ricordi neanche uno. Uno solo? Mi ricordo. Saroyan. Per chi? Saroyan. Perché Saroyan era un autore che io leggevo quando ero ragazzino e mi piaceva. Allora, come sei a Saroyan, mi sembrava esotico, non preciso. E allora l'ho messo, ma era una... Non posso dire che non c'era Roberto, non c'era Andrea, non c'era Luca, non c'era Giovanni, questi non c'erano.
per il resto fantasia. Scusa Stefano, ma Sara Oyannaki sarebbe stato attestato. Ho capito bene. Quindi sarebbe stata, attenzione, il fulmine di Saroyan abbiamo rischiato. Che ti dirò? Rischiato è anche abbastanza epico. Che ti dirò? Ma è fighissimo, sarebbe stato, porca miseria. Aspetta. Fulmine di Saroyan. Io adesso cambio la sigla. Gli americani che hanno chiamato Yoga Magnus, mi pare una cosa così. Per dire. Magnus. Allora, noi abbiamo una sigla dove Agostino lancia il fulmine di Pegasus, secondo me anche meglio di Ivo De Palma, ma non l'ho fatto dire. E adesso mandala. Adesso mandala. Lo rifacciamo e facciamo il fulmine di Saroyan. Senti, no, allora... Scusami, Stefano, una cosa vai. È una cosa tra noi. Non è una cosa tra noi, hai ragione. Ma rimani qui. Una domandina tecnica. Sì. Canon in italiano si scrive con la K o con la C? Allora, ovviamente si dovrebbe scrivere con la C, però non si può leggere Canon con la C. L'altro chiamiamo, com'è che si chiamano le altre macchine fotografiche? cioè, Canon, Polaroid, si chiama così, no? Cioè... Saga, ti devi chiamare Polaroid. Era stato un problema anche per Crystal, se non sbaglio, Yoga... Crystal è stato un caso. Crystal, come lo chiamiamo? Yoga? Beh, bellissimo. Beh, Crystal. Poi due o tre puntate dopo il maestro dei ghiacci, che si chiama Crystal, disse no, per favore. E allora l'abbiamo chiamato maestro dei ghiacci. Perché non poteva essere più Crystal. Per rispondere a questa domanda che ha fatto Nighi sul fatto dello spoiler che faceva più o meno... adesso abbiamo capito che è un po' opera vostra, che faceva un po' Lady Isabel prima di arrivare alle 12 case. Vediamo la clip. Pegasus e Dragone sono riusciti a superare la terza casa. Sirio è cieco, non poteva vedere, non poteva subire le illusioni. È stato uno sbaglio di Gemini. Non importa, altri fermeranno il loro cammino verso le stanze di Arles, verso la sconfitta dell'oscurità. Devo occuparmi di Crystal e Andromeda. Loro sono ancora nella casa di Gemini. Già, e ci resteranno per sempre, per sempre. Qua. È per questa scena che avevo fatto la domanda. Qui, attenzione, lui qui dice proprio, devo occuparmi di Crystal e Andromeda. Io sono solo impietrito dalla voce. Questo è Enzo Tarascio. Esatto. È Enzo Tarascio. Io ho assistito. Caravelli mi disse: senti, c'è Enzo Tarascio che viene a fare un turno per Arles. Vieni a sentirlo. Io sono entrato non in quella scena lì, se l'avete sentita la voce, cioè. Enzo Tarascio ha lavorato con Strehler, era un attore del piccolo, adesso non credo che sia più tra noi. Io sono entrato e lui ha detto qualcosa tipo accendi la luce. Ha detto mi fai un po' la voce di Arles? E lui ha detto ma cosa devo dire? Di qualsiasi cosa. Lui ha detto accendi la luce, io mi metti mi... No, ma infatti perché era gelida, senza frequenze. Come questa, un po' più cupa. Cioè, accendi la luce. Come si fa a essere preoccupa di questa? Chiedilo a Enzo Tarascio. Chiedilo a Enzo Tarascio. Senza quasi frequenze alte, cioè, le ha tolte tutte, poi senza quasi inflessioni. Lui raccontava le cose più terribili di questa cosa, che è terribile, non sapeva nemmeno lui, impazzendo, perché dice verso la sconfitta dell'oscurità. C'è una profonda ironia, dice ma ti pare che mi sconfiggono? No? Ma non fa l'ironico verso la sconfitta dell'oscurità, come sarebbe potuto essere, no? Come forse l'avevo pensata io. Dice verso la sconfitta dell'oscurità, proprio gelido. È una cosa... Per me è una cosa... C'è anche un altro Arles che noi amiamo, che adesso è il doppiatore Agostino. Ah! Scattorin. Maurizio Scattorin, il padre di Lorenzo. Sì. Ma lui è un bravo...
Maurizio Scatolini è un bravo tradizionale, Enzo Tarascio era fuori classe. Era fuori classe. Adesso parliamo perditi, dell'adattamento perditi però, nella questa notte, scena. Aspetta, perditi nella dimensione oscura. Perditi nella notte senza stelle, porca. Ma tra poco ce l'abbiamo, attenzione Agostino, attenzione perché io quella l'ho presa, eh. Però volevo dire, lui qui, per rispondere a Niki sugli spoiler, anche qui voi avete un po' spoilerato, come è stato questo adattamento? Perché lui dice proprio, devo occuparmi di Crystal e Andromeda. Perché non me lo ricordo francamente, però forse non sente più Pegasus e Crystal. Fa parte, è una sorta di, come dire, di... Era per me la bellezza di Gemini, nel senso che lui dice... Vede il mondo che gli scrolla addosso, no? Poi ci sono passati Pegasus e Sirio, no? Dice, vabbè, arriveranno qui, mi sconfiggeranno, ma non importa, adesso mi occupo di Crystal e Andromeda. Cioè, scende sempre più le scale dell'abisso, ma lo fa da... Va bene, so che morirò, ma al limite, che c'è questa possibilità. Prima lui non contemplava nemmeno l'idea di essere sconfitto, figurati morire, no? Cosa che in effetti poi è vero, perché... Lo spoiler supremo, cioè Gemini che si getta contro lo scettro di Tull, è una cosa che nessuno di noi poteva immaginare, no? Però se tu segui il personaggio nella sua discesa verso gli inferi, che io ho una mia interpretazione personale di Gemini, ma lasciamo stare. E... Quale? Beh, sarebbe interessante, però. Scuso, sono curiosa. La mia idea di Gemini? Sì. Non ve lo posso dire perché c'è tanto, però diciamo che io l'ho sempre visto come un eroe consapevole della fine a cui stava andando incontro da un certo momento in poi. Cioè la follia del male, nel senso la follia di Gemini, che ha due personalità, una buona e una cattiva. No? E quella cattiva si rende conto, sa che prima o poi quella buona prenderà il sopravvento per una serie di, perché c'è la catarsi del bene, eccetera, eccetera. E vedendo il suo percorso, lo guarda come fosse un'altra persona. Dice, tu guarda cosa sta facendo, ma no, ma questa, quella buona, ma vedi che te l'avevo detto, che le cose... Dice, no, aspetta, vedrai che... Ma sì, vedrai che le cose stanno così. No, stesso, vedi, adesso... Pegasus e Crystal sono passati, ma vedi che adesso arriveranno? No, intanto ci occupiamo di Crystal e Andromeda. C'è una sorta di doppia personalità che combatte, o due persone diverse, che dicono, che seguono l'andamento delle cose a seconda, però sanno benissimo che alla fine vincerà quella buona, e quella buona quando si trova davanti alla sua dea, io sono il cavaliere della terza casa, non sono Saga, sono il cavaliere della terza casa, dico, prendi la mia vita. Non mi ricordo se è stata presa, però nel manga c'è effettivamente la scena dove c'è il fantasma di Gemini che dice a Arles stesso, chiede continuamente chi sei tu, chi sei tu, chi sei tu, per cui c'aveva certo, bravi, comunque certo. La confusione in testa. Sì, nel manga questo? Nel manga, vedi che alla fine sì. Ragiono come Kurumada, che mi fa spaventare, mi spaventa. Però... Cioè, qualcosa di Kurumada l'ho preso. Nella serie di Nettuno, anche, che poi arriverà più tardi, anche Kanon dice proprio questa cosa, quando vede che Saga rinchiude Kanon, e poi Kanon da fuori dice, ecco, vedi, ho già capito che per te il futuro sarà assolutamente nero, cioè la morte, gliela tira quasi. Si parla di Kenny. Kenny Cannon? Cannon, lo chiamo Kenny. Kenny. Giusto. Andiamo con la clip. Noi ti attaccheremo, Andromeda. Noi ti uccideremo, Crystal. Cosa? Addirittura del noi? A tal punto giunge la tua doppiezza, cavaliere. Pronto? Catena di Andromeda! La tua doppiezza a tal punto raggiunge la tua doppiezza. Addirittura del noi si dava. Sì. Questo poi però del noi. Mi è sempre dato abbastanza fastidio, però.
Ma la cosa bella di Gemini, secondo il mio punto di vista, è che lui non ha due personalità. Ha una personalità e mezza, due personalità, una personalità che si sposa con l'altra, quattro personalità quando entra Cannon, poi Arles. Lui è Gemini buono, Gemini cattivo, Arles e chissà se non fosse anche Sean. Cioè, lui potrebbe essere chiunque, comunque continuamente in combattimento con se stesso. È un po' il principio della scissione. Tu sei due persone, una cosa sola, sei buono, sei cattivo, sei una cosa sola. Poi da solo, sei il supremo dei cavalieri, cosa fai? Ti scindi. Con chi combatti? E alla fine si combattono a vicenda e nella sua schizofrenia impazzisce. Non sa più chi è. Arles è una maschera, ma dietro quella maschera chi c'è? Saga buono o saga malvagio? Una parte buona e una parte cattiva, tutti e due insieme? Non può essere. O è buono o è cattivo? È un personaggio stupendo. Come avete deciso? Posso dire un'osservazione però? Sì, certo. Un'idea che io ho di un attimo di saga Arles, che per me, allora, io preferisco canonizzare la faccenda delle due personalità. Secondo me Arles è nato perché Saga tecnicamente negava a tutti e a se stesso la malvagità, qualsiasi malvagità, per cui quelle piccole cose cattive, quelle piccole idee cattive le accantonava ed è nato Arles, penso. Questa sì, non so se mi beh, è spiegata bene, ma era è più o meno l'idea che mi sono fatta di... Cioè lui introitava le cattiverie che aveva, non le mostrava, e alla fine queste cattiverie hanno dato la voce ad Arles. Sì, perché alla fine le personalità nascono per un motivo, che sia per trauma, che sia per protezione, che altro, per cui mi sì, sono sempre immaginata sta cosa, che negando la malvagità a se stesso Saga, inconsciamente l'ha creata con un'altra personalità. Questo... Sì, è una bella interpretazione. Io la vedevo, no, questa è cosa, cioè, dici sono cattivo, no, ma io sono buono, non posso essere cattivo, e metti giù dentro. No, ma io sono buono, vince il buono, ma no, però sono, in fondo sono cattivo, e metti dentro. Alla fine la parte nera prende sopra, oh, perché devo essere buono? Vai col cattivo. Questo più o meno dice, molto banalmente, no, la banalizzo, ma non è mica tanto, tanto banale come cosa, no? Perché è probabilmente una serie di stimoli interiori che, che tu nascondi a te stesso perché dici devi essere bravo, devi essere carino, devi essere disponibile, ma in effetti non hai nessuna voglia di esserlo. E allora butti dentro. E alla fine tutte queste, come dire, queste amarezze che ti spingono a star male, a volte anche fisicamente, mal di stomaco, mal di testa, tu dici, senti, per quale motivo io devo essere sempre buono e farmi fare tutto da tutti senza... A questo punto vai col cattivo, vedrai che lo rispettate il cattivo se non avete rispettato il buono. Che non è poi così banale, non è poi così stupida la cosa. Io lo vedevo diversamente, nel senso che per me Saga è il contrario, nel senso di sì, sono buono, io sono veramente buono. Poi a un certo punto dice, sei il capo dei capi, sei il migliore dei cavalieri, sei il più potente, sei il più forte, sei il meraviglioso... può capitare, dice, senti, qualcuno ti fa un'insolenza, pa! Non è che sei cattivo, sei buono, pa! Però gli dai una pacca. E poi arriva un altro, poi arriva una parte dentro di te e dici, ma scusami, tu che sei così buono, perché non ti prendi tu? Arles, Sean, all'epoca, poteva, cosa vuoi che sia per te? Tu sei buono, sei forte, il più forte, perché deve comandare lui? Ma non dire sciocchezze, no, io... Ma pensaci, tutto sommato, sei tu che difendi, che è un po' la storia di Macbeth, è la storia di Lucifero per tanti versi, no? E quindi diceva, scusami, ci sei tu perché deve comandare Dio? Lo stesso Macbeth, no? Il male potrebbe anche avere questa origine. Bellissimo, ragazzi. Cioè. Allora, io vado con un'altra clip. L'unica possibilità sarebbe trovare il nemico che ha creato questa illusione. Dove sarà? Avete osato sfidare la collera del Gran Tempio? Avete osato sfidare la collera di Arles? La resa dei conti è giunta. Noi ci batteremo, cavalieri, per la vostra disfatta.
Tarascio. Mamma mia, ragazzi. La resa dei conti è giunta. Noi ci batteremo per la vostra disfatta. Allora, qui la domanda mi sorge spontanea. Anche quando avete scritto questi testi, quando hai scritto in special modo, non avete pensato che è incredibile, perché io l'ho vissuta questa cosa, cioè non sto è come se stessi raccontando la Seconda Guerra Mondiale avendola partecipata. Non avete pensato che parole come disfatta, resa, fossero parole che poi andavano in televisione a dei bambini, perché io avevo nove anni quando vedevo i Cavalieri, e erano per me paroloni questi. Io probabilmente sono andato da mamma e papà a chiedere: papà, che significa disfatta? Questo era l'obiezione che facevano tutti gli attori quando hanno cominciato a lavorare ai Cavalieri dello Zodiaco. Ho detto: ma i bambini non capiranno niente di quello che scrivi. E voilà. E io e Carabelli, tutti e due insieme, se le vanno a cercare sul vocabolario e diventano più consapevoli di loro. Forse avevamo ragione tutti e due, però io sono contento che molte persone abbiano cercato abbiano cercato le parole nel vocabolario, o l'abbiano chiesto ai genitori. Carabelli era per chiederle ai genitori, io ero per cercarla nei vocabolari. Io l'ho chiesta ai miei genitori, perché non riuscivo a toccare libri a quei tempi, non pensavo ai Cavalieri e al pallone. Io l'ho recuperata per la Beh dai, però c'è da dire che sai com'è, gli anime, le serie mi hanno insegnato questo, tipo Kenshiro mi ha insegnato a non arrendermi mai, Goku mi ha insegnato a migliorare sempre me stesso, i Cavalieri dello Zodiaco ci hanno insegnato l'italiano. È vero, questo è carino. Grazie Agostino, un bellissimo complimento, perché... Abbiamo una considerazione, la leggo, così chi vuole fare da... chi se lo vuole ascoltare in macchina poi la live può non toglie lo sguardo dalla strada. Allora, Grit and Beer ti chiede, ecco perché, o comunque fa un'affermazione, ecco perché l'opera ha avuto un grande successo, perché Stefano ha raggiunto una perfetta consapevolezza della profondità dei personaggi. È così, ragazzi. Grazie. Non so quanto perfetta, però ci ho messo tutto me stesso. Posso dire che questa peculiarità che mi dice che io la persona che ha scritto, ho cominciato ad esserne veramente consapevole facendo Luxor dei lupi in Asgard. Esatto. È lo stesso messaggio. Sì, esattamente quello. Sì, l'ha fatto apposta, credo. Ha raggiunto questa cosa qui, l'ho acquisita facendo le 12 case. Ma credo di essermene reso conto facendo il monologo di Luxor dei Lupi, quando lui parla dei lui, adesso non mi ricordo esattamente, io mi sono trovato Luxor dei Lupi con due righe, che poi si chiamava un altro modo, Fnefnefnef, non lo so, sarebbero stati sarebbero stati contenti Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Fenri, no, che praticamente lui faceva collegamento a uno dei figli di Loki, questo gigantesco lupo a Thor. Loki, lei si riferisce alla mitologia, forse non so, nordica. Sì, la mitologia nordica. Che comunque all'epoca io conoscevo solo tramite Thor di Marvel. Ah, quindi... ha senso. Scusa. No, ma assolutamente, è una mia pecca. Cioè, io conosco l'oro dei Nibelunghi, conoscevo alcune cose della mitologia nordica, ma così i nanetti che mi lavorano, cose così, no? Siegfried, cioè tutte queste cose qui, sì, le conoscevo, ma non così approfonditamente. Io quando mi sono trovato di fronte a Luxor c'erano poche battute e io mi sono immaginato questo bambino accolto dai lupi. No, quindi cresciuto dai lupi, quindi che ama i lupi, perché per lui i lupi non sono nemici, sono la sua famiglia, no? Che non è che sia una gran cosa. Mogli della giungla. Sì, come esatto, Mogli della giungla, proprio quello. E solo in negativo. E a quel punto gli hanno insegnato quello che i lupi sono costretti a sapere, cioè lottare per la sopravvivenza nella foresta dove non c'è più niente per loro, no? Cioè le prede sono
quasi scomparse, non per colpa loro, quindi si trovano a dover cacciare tutto quello che possono, diventano cattivi per forza, se non mangi rischi di restare cattivo per sempre, se non di morire, quindi è chiaro che cercano cibo, no? E vivere in compagnia di lupi, cioè di persone che sono, ragionano in questa maniera, non sappiamo se mangiamo, quindi siamo cattivi per forza, ci abbiamo la morte a 2 metri, e in ogni caso è a 2 metri, perché o non mangio, o mangio qualcuno di noi muore, no? Quindi non è un atteggiamento proprio meraviglioso, no? Quindi è chiaro che sei, tra virgolette, cattivo. E lui, vivendo con queste persone, ha acquisito la loro mentalità senza essere un lupo. Che anche questa non è proprio banale banale, perché tu dici, vabbè, io non vivo coi lupi. Cioè, io vivo coi lupi, ma non sono un lupo. Acquisisco la loro mentalità, ma io mangio. Quindi sei cattivo di derivazione, perché stai con i lupi, ma i lupi ti capiscono e ti compiangono, infatti i lupi piangono. Perché? Perché lui si è sacrificato credendo di essere un lupo, che è una cosa tragica. Ma lui non aveva bisogno di fame, non aveva fame, i lupi sì. Cioè, io non sono riuscito a dare tutte queste sfumature, però nel senso l'idea era quella. Guarda Stefano, io ho le ultime... Cacchio... Ho le ultime 2 cose da dire. Sei da ultimo, perché... tu, eh? Sei la seconda e ultima, le ultime cose. Ci rivediamo. Io ti chiamo personalmente e sto 2 ore con te. Vedi se continui a dire le ultime. Dimmi, dai. Scusami, Agostino, dimmi. No, figurati. E, quello che volevo dire io era un'altra considerazione personale su quello che è stata la tua miglior performance a livello di scrittura, ovvero tutto il monologo finale di Mizar, cioè il monologo di quando muore Mizar, il monologo di quando muore Mizar, penso che sia stata una delle cose, esatto, una delle cose più belle che io abbia mai sentito, Madonna santissima. Commuove anche me quando lo rileggo, scritto io. L'hai scritto tu. E la seconda, per non farla dire troppo tardi, è la sorpresa che io, la notizia che dovevo dare all'inizio della live, ovvero che domani alle ore 16 sul mio canale YouTube Agotakus Channel ci sarà un'intervista con un ospite d'eccezione, un ospite che voi avete conosciuto nella serie di Ade per essere stato la voce nuova di Aquarius, ma che io ho adorato particolarmente in Naruto per essere la voce di Sasuke Uchiha, e mi sto riferendo a Alessandro Rigotti, la voce appunto di Aquarius nella serie di Ade e anche di Sasuke nella serie di Naruto. Quindi per chi volesse appunto partecipare a questo evento con Alessandro, per chi volesse fare una domanda ad Alessandro, potete scrivere, potete partecipare, ecco. Il mio personaggio preferito, se posso intervenire a gamba tesa, su Asgard, era Megres, perché io amavo i personaggi lugubri. Era un personaggio lugubre scritto benissimo, ma i testi su cui ancora piango, Stefano, e l'hai scritti tu, sono il monologo di Aquarius prima di morire, che abbiamo inserito nel tributo, il monologo finale di Mime, che è di una tristezza unita a un magone, e il monologo proprio di Mizza. Grazie. Senti Stefano, tu quanto ancora ci concedi? Così guarda, capiamo... fate ancora finché non crollo. Se voi mi vedete che crollo, cioè perché adesso sono mi scivola giù alle stampelle, no, l'impalcatura, questo è tutto dentro, sono dei tiranti, quando cedono i tiranti cedo anch'io, è inevitabile. E allora vado con un'altra clip. Avevo sottovalutato la forza della catena di Andromeda, ha resistito all'energia sprigionata dal nostro cosmo e lo ha salvato. Se non fosse stato per la tua catena, a quest'ora saresti morto insieme a Crystal. Dove l'hai mandato? Maledetto! In un'altra dimensione.
in un'altra dimensione. Fluttuerà alla deriva per sempre. No, devi salvarlo, Gemini. Salvarlo, dici? Povero pazzo, presto anche tu lo raggiungerai e per l'eternità vagherete insieme nell'immutabile oceano della dimensione oscura, perché l'altra dimensione è la dimensione oscura dove le stelle si spengono una ad una. Tu sei pazzo. Lo vedremo. L'oscurità ti aspetta, Andromeda. Addio per sempre. Per il sacro Gemini. Insieme nel Agostino, aiutami. Vagherete insieme nell'immensità. No, vabbè, ragazzi. Della dimensione oscura. Dove, cioè, le stelle si spegneranno d'una ad una. Ma come ti è venuta? Ti prego, diccelo. Ah, no, forse c'era qualcosa. No, non c'era Stefano. La sono andata a vedere in versione originale, con ovviamente tradotta. E lui dice delle banalità atroci. Cioè, tu hai fatto un capolavoro. Ma lui dice delle cose, delle banalità atroci. E in giapponese dice: ti ammazzerò, vi manderò nell'altra dimensione. Così, basta così, via. Addirittura quando Andromeda gli dice tu sei pazzo, e tu gli fai rispondere lo vedremo, io dicevo ma questo in realtà che cosa gli ha detto? Lo sono andato a vedere la traduzione, lo sai che cosa gli ha detto? Su, cioè lui dice su col punto esclamativo, cioè tu sei un pazzo, e lui dice su come su via. Su via, or su confermando il fatto che è pazzo. Confermando il fatto che è pazzo, perché tu sei pazzo, orsù, esatto. sei pazzo. Ma me lo sono chiesto tutta la vita, Stefano, che cosa diceva in realtà. Lo vedremo. Eh sì, perché lui dice io ti ci mando veramente, ma lì non lo so cosa è la i personaggi sono graficamente sono una meraviglia. Le colonne sonore sontuose, musica tanto di veramente da grandi compositori. Un insieme pazzesco. Poi religione, doppi sensi, eroismo, sacrificio, miti classici, buddismo, religione cristiana, tutto stravolto. Cioè, tu mi immagino Kurumada, sai, col coso, no? E poi lui diceva: ah, questo tac, e benissimo, in una maniera stupenda. Io lo adoro, perché quello è non so quanto abbia studiato, cosa abbia avuto nella mente. Lui sicuramente c'è tutto lì dentro, né? I metalli preziosi, bronzo, argento, oro, i segni dello zodiaco, ogni segno, le religioni cattoliche, buddhisti, shintoismo, le religioni classiche. Cioè, io un pochettino, qualcosina, con la mitologia classica ci ho spruzzato qualcosina, ma tutto il resto... Avrebbero potuto mettere le maschere in faccia a delle donne in questi anni, in questo presente? No, bella domanda, non saprei. Bella domanda. Se le sarebbero tolte volontariamente. Allora, c'è la nostra... Aleandro Maule che ci chiede: cosa ne pensate? Io penso che sia indirizzato un po' più a te, se tu hai visto, comunque ne sai qualcosa, della serie dei Cavalieri di Netflix. Penso che sia una domanda generale a tutti. Sì, volevo approfittare della presenza di Stefano. Stefano, tu ne sai qualcosa? Hai visto qualcosa? Ho visto qualcosa, e dal punto di vista della storia c'è qualche cosa di carino. I personaggi non mi trovo. Sì, anche secondo me. Alcune nozioni sono... alcuni spunti sono veramente carini. Io adesso sto vedendo la seconda parte dei Cavalieri d'Oro e delle 12 case. Alcuni spunti sono spunti che vanno a un po' a tappare con il didò dei buchetti di trama che noi non capivamo, che non abbiamo capito né in originale né con l'adattamento tuo, però la cosa negativa secondo me è che le cose vengono spiegate molto e troppo velocemente.
è tutta una corsa molto veloce e quindi non si sente il peso. Cioè questa puntata che stiamo vedendo a clip insieme, tu senti il peso dell'armatura che indossa quel fantasma, tu senti il peso della voce, tu senti il peso dei passi che fa, mentre nella serie di Netflix è molto leggera. C'è da dire che Toei si impegnava di più all'epoca. C'aveva Shinguaraki, c'aveva quell'altro che è ancora meglio, i Monini, non mi ricordo come si chiama. Raki Imeno, che erano bravissimi. Ma tu, Nicole, e tutti voi, ma vi siete resi conto che Gemini nei clip che ci fa vedere Lim è il nulla, un buco nero con un'armatura d'oro? Un fantasma. È una cosa, già solamente che... A un certo punto gli fa muovere le labbra, si vedono i denti bianchi, va bene. Scelta tecnica discutibile, io l'avrei mantenuto nero, gli avrei fatto al limite le labbra rosse vermiglie, proprio... Però è un cavaliere che parla, che non c'è, è il buio con un'armatura d'oro. Cioè neanche d'argento, di latte, d'oro, luce, no? È dentro però buio. Stefano, ti faccio una domanda che adesso secondo me farai finta. Grix, che c'hai, una domanda? Ma sì, no, più che altro è un'altra, nel senso che secondo me se un'opera, siamo ancora qui a parlare dopo quasi 40 anni, è perché da là Kurumada ha messo su nel calderone, come diceva Stefano prima, sì. Però qua ha trovato un team di professionisti che di meglio secondo me non poteva trovare, perché per ogni personaggio ci sono mille sfaccettature che uno non ci pensa minimamente a tutte le sfaccettature. Grazie. Di Gemini, di Mime, di Mizza, quindi vuol dire che dietro c'è del lavoro, non c'è un microfono acceso di la battuta e stop, ma c'è passione. Tanta roba prima, passione, lavoro e lavoro serio, perché comunque si tratta pur sempre di un cartone animato, ma dietro c'è una roba assurda, c'è un lavoro, e lo capiamo onorato di sentire queste parole, perché lo si capisce solo sentendo dalla voce di chi era dietro grazie. Poi volevo chiedere, ma ci sono stati dei momenti di sconforto, delle difficoltà, delle parti dove uno diceva Cribbio, ma adesso questa cosa ci scriviamo, come la adattiamo, se ci sono state, poi magari è andato tutto filo liscio come la voglio. La disperazione, cari. Cioè, dovevamo farlo, l'abbiamo fatto. Bon. Sì. No, momenti sì, ce ne sono stati, sicuramente, ma in misura minore rispetto alle grandi... Bella quella. In misura alle grandi soddisfazioni, che per me personalmente venivano da come Carabelli faceva la serie e da come gli attori si seguivano Carabelli, e quindi io mi sono trovato spronato a fare di meglio, e quindi alla fine è venuta Carabelli disse delle cose che ancora mi ricordo. Una di queste era: io voglio fare teatro, ma che devo fare teatro che c'ho i cavalieri? Questa è una. La seconda, un giorno mi disse proprio durante, dice: Stefano, tu ti succederà qualsiasi cosa, ma i cavalieri ti seguiranno e ti ricorderanno quando sarai vecchio. Ma incredibile. Me lo dice Carabelli, dice: tu starai male, farai quello che è, però vedrai che i cavalieri ti seguiranno anche quando sarai vecchio. Aveva capito tutto, è incredibile. A me queste cose mi mandano Carabelli in un'altra dimensione. Oscura, lui era gemelli. Senti, ma io so pure che da altre interviste che hai rilasciato, perché me ne sono servite per bene, che Carabelli era anche abbastanza duro in doppiaggio, perseguiva un po' la perfezione. Sì. C'è mai stato un momento di sconforto di qualche doppiatore che ha detto: ma non è possibile? Ovviamente senza fare nomi. Senza fare nomi, più di uno anche bravi. Senti, adesso ti farò una domanda, Stefano, che io credo che tu adesso farai finta che ti cada la linea e scomparirai, ma questa è una domanda
È una domanda. Io spengo, mi svaporizzo, dimensione oscura. Allora, senti. Visto che io appunto li sto rivedendo con il doppiaggio con i sottotitoli dell'originale, della scrittura originale, ho notato, specialmente in questi passaggi di Gemini che stiamo vedendo adesso, che tante volte il personaggio era, tra virgolette, stravolto, nel senso, Gemini dice subia, oppure dice stupido, invece noi... l'abbiamo adattato dicendo le stelle che eccezionali. Allora, la mia domanda è questa. Non pensi di essere l'artefice di alcuni caratteri di personaggi che però non erano stati scritti così? Cioè, non pensi sì. che alcuni personaggi siano un po' tuoi figli invece che di Kurumada? No, beh, questo è troppo, ma nel senso che io credo no, no, per carità, Kurumada no. Nel senso, io posso dire in quasi onestà, che quello che io sono riuscito a trovare nei personaggi, raffinandoli in italiano, fosse già presente, sia nell'impiantito generale, non so tanto nel dialogo, ma quanto nell'impiantito generale, nei disegni, nelle musiche. Quindi quello che è venuto fuori era sintonizzato su tutto il resto. Quindi non mi sono sentito di fare particolare torto a questi grandi nomi, che sono giganteschi secondo me, no? Che sono eccezionali nella loro, che hanno consentito che io potessi essere così, tra virgolette, ispirato. Però io comunque ho lavorato sul loro lavoro, non ho inventato tutto. No, quindi le mie sono ciselli sulla scultura. La scultura è il piano dell'opera che è, ti dico, l'idea del Cavaliere dello Zodiaco, come l'ha avuta Kurumada, potrebbe durare per 20.000 serie e non scancherebbe mai, secondo la mia idea. Perché lui ha messo dentro tanta di quella roba che, tirando fuori un po' per volta, potresti fare quello che vuoi. Però, dico, fa parte del... e soprattutto le musiche, sicuramente. Io, le musiche di Mime, con la sacca, è tutto bello. Tutto guarda, ho due domande su questa cosa. Allora, innanzitutto, ma voi la sentivate la musica? Perché in sala doppiaggio... Io sì. E quindi, e come, quando la sentivi? Nel messaggio, nella colonna? Quando no, mi io allora, si lavorava così. C'era una colonna... con l'originale nel tutto io avevo le battute, cercavo di sistemare le battute in modo tale che fossero aderenti il più possibile al movimento delle labbra, ma sentivo tutto, anche la voce degli attori giapponesi, tutto quanto. Quindi io, quando ho inventato, ero soprattutto, penso, ispirato dalle musiche e dai disegni. Le parole monotono che Carabelli utilizza per Mine, tipo per Mime, quando fa cavalieri, dove siete? Questo sì. teatrali. Lui? Sì. Questo è teatrale, questo è teatro. Cioè, quando tu devi dire quando tu chiami una persona che è vicina a te e devi stare con la faccia rivolta al pubblico, tu hai, facciamo che si chiami Arnaldo, che sta al tuo fianco, qua, dove c'è questa cosa qua. Qui c'è Arnaldo. Tu non lo dici Arnaldo? Dice Arnaldo! E lui, sì, che c'è? Dimmi! Cioè, perché dovete parlare al pubblico, no? E dovete avere sempre la faccia nel confronto, nei rivolti verso il pubblico, perché la voce altrimenti non arriva nessuno. E devi raggiungere l'ultimo, in ultima... tutto. Anche tu hai Arnaldo qui due passi, ma lo devi dire... all'ultimo in fondo che sei con Arnaldo, sennò quello non capisce. Arnaldo, come stai? E lui, bene! Ma nella navigazione, Arnaldo, come stai? Bene. L'ultimo della fila, Parlando appunto di teatro, noi vogliamo anche citare il buon Antonio Balleiro, attore di teatro, che l'abbiamo sentito su Capricorn, una roba allucinante. Io me lo ricordo ancora, cos'è che diceva Sirio? Solo i cavalieri d'oro sono i miei pari, e tu, mio bel damerino, non indossi sacre vestigia. Quanto esatto, quanto vedo io, quanto vedo io.
le vestigie. Allora, la prossima clip è un tributo, è un mio personale tributo a Andrea Denisco, che secondo me in questa scena si batte. Oh no, Crystal! Rivieni, Crystal, ti prego! Crystal! Amico! Allora io, quando ero piccolo, questo, perché poi l'abbiamo visto più volte, questo grido di dolore nel vedere l'amico che scompariva nella dimensione oscura, me lo porto nel cuore, cioè nel senso mi fa male. E questo secondo me è dato dall'interpretazione di Denisco, che gli dà una forma al dolore che prova Andromeda qui. È l'espressività tipica di Andrea, cioè Andrea era molto espressivo quando diceva anche cose piccole, no? Io passerei all'ultima clip e poi chiudo con una domanda e penso che ti possiamo liberare. Ultima clip. La tua catena non ti salverà una seconda volta. Il nostro potere la spezzerà in due come fosse nulla. La tua vita è appesa a un filo destinato a spezzarsi. Qui lui gli dice: la tua vita è appesa a un filo destinato a spezzarsi. In originale gli dice tipo ti ammazzo, stupido, una cosa, ma io mi sento male. Allora, la penultima domanda della serata, adesso divento Agostino, è questa: c'è un personaggio nella drammaturgia greca o nei racconti teatrali a cui ti sei più ispirato, a cui si avvicina più a Gemini come caratterizzazione? Macbeth, Shakespeare, ma no, effettivamente no, è molto molto velata, molto 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 Shakespeare. No, Shakespeare, Macbeth, ma poco, sì, perché... No, figurati, no. Solo che no. Allora, io ricordo l'unica proprio cosa che avevo presente quando scrivevo, e me lo ricordo perché lì veramente fui contento, è nel monologo di Fenix, quando lui dice siamo giovani nell'arco della vita, poi diventiamo vecchi, poi alla fine dobbiamo diventare fratelli prima che cala l'oscurità. Non so se lo dice a Mizar, non mi ricordo chi lo dice, o a Mime, non mi ricordo. Ed è il monologo di Fenix. Quel monologo lì io avevo in mente le Ages di Shakespeare, che era una cosa completamente diversa, che però diceva, raccontava la vita dell'uomo senza fare riferimento all'idea di essere fratelli. Però l'uomo è una bestia che comincia a 2 anni, questo, quello, quell'altro. E a me è sempre piaciuto talmente tanto, perché lui si interrompe, c'è, cioè, tutta la commedia, tutto il dramma si interrompe e lui dice questa cosa, che è molto bella, che racconta come diventa l'uomo, no? Giocando su, ma in maniera molto... E allora questo sì, questo l'ho, è un tributo a As You Like It, non mi ricordo neanche più. Porca miseria, sto diventando vecchio. Senti, allora, ricordo, dimmi, Shakespeare. Il mio nickname, Lim, è preso dal nome di un cavaliere di Nettuno, Ale Limnades. Io voglio capire perché da Limnades fu trasformato in Lemuri, che a me ha sempre ricordato la scimmia. È perché aveva, non era quello con l'espressione un po'... Io non vorrei offenderti, e tu non hai nulla di Lemuri, però... cioè... L'espressione era tipo Damian dei Corvi. Sì, era quindi un personaggio brutto. Brutto, ma pericoloso. Quindi diciamo che Lemuri
era un po' ad assonanza al nome originale, eccolo, e un po' perché era brutto. Sì, esatto. Sì. Madonna, si è brutto. È brutto veramente, è più brutto sì, di Damien De Corvi. Esatto, è molto simile. Damien De Corvi però era doppiato magnificamente da mamma mia. E sappiate che io ho scelto questo nick perché così non l'avrebbe scelto e non sarebbe stato uguale a nessun altro al mondo. Allora, infatti, non esiste nessuno. Ragazzi, io se voi non avete altre domande, io ho completato. Vi volevo soltanto far presente che il prossimo ospite che avremo qui live è l'adattatore che ha adattato solo due puntate, quelle dei Cavalieri Neri dove non c'era dove non c'era Cerioni. Ok, metto già il no perché ci sarà Stefano, c'è stato sì. Quell'adattatore che ti ha sostituito quelle due puntate e che è stato cacciato. No, vogliamo raccontare non è stato cacciato, no, ha fatto altro, non è stato cacciato. No, poi figurati Carabelli. Volevamo raccontare la triste storia di quell'adattatore che ha fatto solo due puntate. No, di no, ha fatto altre cose, non so cosa abbia fatto, l'abbiamo messo in altre serie. Non sappiamo chi sia. Non ve lo dico. L'odio profondamente. Perché non mi hanno fatto fare quelle puntate dei Cavalieri. No, non è vero. No, mi è dispiaciuto solamente che Carabelli abbia accettato questa cosa qui. E allora mi dispiace, però lasciai fare, cosa potevo fare? Cioè, non ero io che decidevo, assolutamente. Ci sono rimasto male, quindi sono stato contento quando mi hanno restituito la serie. Ma non l'ho certo odiato, perché poi, poveretto, cioè, era anche bravo, solo che non era dato ai Cavalieri. Vabbè, no, non lo possiamo sapere perché sennò poi sapremo il nome. Quelle puntate le rivedremo adesso d'ora in poi con un occhio diverso. Molto più bello, no. Molto più interessante. No, scherzo, no, il contrario. Allora, no, ma poi no. È giusto, no, che ci hanno provato. Sì, no, infatti. Io spero che tu ti sia divertito. Anche molto, a risentire queste clip e a parlarne insieme. Allora mi sono chiesto tutto il giorno, ma quale altro cavaliere devo proporgli per farlo tornare? Micene di Sagitter. Fate la puntata delle frecce con le scritte che compaiono. Delle prove, loro che, bella. Loro... Stefano è tutto registrato, eh? Vabbè, adesso non so se riuscirò a offrire una performance come quella di stanotte, perché ormai sono oltre le mie ore di canonico sonno, però è stato talmente un piacere, e voi mi avete fatto sentire Enzo Tarascio, che è veramente una cosa molto bella, che non sentivo da tanti, dall'epoca. Allora io ci riproverò alla casa Giovanni. Di sì, com'è che è? Non ricordo i titoli. Manca parecchio, io penso verso Natale. Godetevela con le gocce, non so se riuscirò. Sì, l'ho fatto apposta, andiamo piano piano per goderci. Anche lì ci sarebbe da parlare dell'eufonia di Sagitter. Cioè, eufonia di Sagitter. Già solo il titolo dice ok, questo non è un cartone. No, possiamo solamente, e allora ci salutiamo con questa. Posso fare una battuta Cavalieri... Posso fare una battuta velocemente? E poi ci sono io che, sentendo i nomi italianizzati degli attacchi, almeno la prima serie, io penso alle bestemmie, cioè sembrano abbastanza delle... Ah, beh, certo, perché c'era un'assonanza per il sacro. Accidenti. E così ha deciso di chiudere Niki. Fatemi capire che non ci sono mica arrivati. Per il sacro non ti piace? Per il sacro Leo, per il sacro Virgo, per il sacro Ariete, sempre non bestemmie. Ah, ok, ho capito. Per Dio, porca la madre. È impazzita. Ho capito. Ma è arrivato lì, è arrivato il bonifico, perché io la devo fermare, No.
Va bene, allora... Va bene, comunque ci tenevo giusto a salutarci con la frase appunto di Sagitter, sempre scritta da Stefano, ovviamente. Cavalieri, che qui siete giunti, dono a voi la cura e la salvezza di Atena. E a questo punto, ragazzi, ci sta... Io farei un applauso a tutti noi se lo trovo, perché mi piace tantissimo. Oggi voglio usare gli applausi a profusione. Eccolo qua. Applauso ad Agostino. Applauso a Stefano, che è stato con noi tutta la sera. Stefano, probabilmente hai visto, gli applausi sono come basta, fermi tutti. Adesso non Stefano. Funziona però, perché probabilmente io ci riproverò a più o meno sotto Natale, perché Sagittare arriveremo a Natale. Di quale anno? Di quale anno? Diciamo di questo. Dai, io proprio nel mese di dicembre, il mese del Sagittario, meglio di così non se vo. Cioè. Esatto, ecco, potresti... Ecco, giusto. Dai, va bene, ci rivediamo. Magari... Poi magari arriviamo alla 13ª casa, che siamo di nuovo a maggio. Che è il mese dei gemelli, di nuovo con la puntata, questa potrebbe essere. No, ma poi c'è, va bene, dai, per Micene cercherò di esserci. Avete due? Allora, sto registrando tutto, perfetto. Presa. Lo amavo Micene, cioè un personaggio che mi piace molto, perché lì lo sai, Stefano, che probabilmente litigheremo io e te, perché secondo me l'adattamento è strepitoso su quel cavaliere, e si vede che lo amavi, ma se quel cavaliere purtroppo a me ha dato ombre e luci in tutta la serie, è quel personaggio che sta lì, è aleatorio e non... Infatti non fai... meriterebbe almeno 5-6 puntate di approfondimento, perché è una bellissima. Uno spin-off su Micene. Mi aggiungo alla litigata, se volete. Senza bestemmie, però, Nicky. No, ma è stata non brava, prometto non nulla. So bene, sa bene i suoi limiti, conosce bene i suoi limiti. Grazie a tutti, grazie Stefano. Niente, serata eccezionale. Grazie a ciao, tutti. Grazie. Buona grazie serata. Stefano. Ciao, ragazzi. Ciao. Ragazzi, salutiamoci noi in live, è stata un'esperienza eccezionale, per fortuna che questo rimane tutto registrato. Mi sono tolto delle soddisfazioni di 30 anni fa, perché quel lo vedremo di Gemini ce l'avevo nella testa da 30 anni e non capivo, e ho parlato con colui che ha scritto quella frase. Ragazzi, che dire. Io spero che vi siate anche voi. Sì, no, bellissimo. Comunque ti arriverà la sigla nuova, io te lo dico, che ti faccio la sigla nuova. la sigla nuova. No, questo per io credo che... Io questo credo non l'abbia mai detto a nessuno. No, io credo che questa sia una unicum che ha lasciato... Quel nome lì, che adesso io ho già dimenticato, cazzo, aiutatemi. Fulmine di Saroyan! Cioè... Ragazzi, qua di cosa stiamo parlando? Ragazzi, è una unicum che ha lasciato Iron Friends. Sì, Sega, sì. Pegasus doveva chiamarsi come Saruman? No, Saroyan. Saroyan. Tra l'altro sarebbe stato bellissimo. Io già mi sono innamorato di Saroyan. Sì, no, non avrebbe stonato secondo me più di tanto. Meteora di Saroyan! No, ma io credo che questa roba qua sia uscita stasera. Ma non lo sapevo, non lo sa mica nessuno. Aspetta, te le faccio tutte e tre, così vai, parla, non è che mi posso mettere a urlare. Allora abbiamo il fulmine, lo spirale e la cometa. Facciamo lo spirale per fine. Lo spirale è bellissimo. Fulmine di Saroyan. Questo è il primo. Cometa di Saroyan. E poi spirale di Saroyan. Cioè, troppo bello. Ok, posso dire una cosa? Vieni a sopportarmi. Posso dire una cosa? Sì. Sappiamo una cosa che Frank non sa. morirà. Frank, lo salutiamo. Ragazzi, sì. Ciao, buonanotte Frank, a tutti, grande. È stato un piacere.
a tutti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno poi in post visione di live. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.